Uè mm, uè ragazzi, buongiorno a tutti, buona domenica e anche questa domenica si è fatto del goloso ritardo, ma ormai è, è, boh, è consuetudine quando ci sta la domenica dell'intervista, si fa sempre ritardo, eh, non, 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 si può, non si può scappare da questa cosa. È una, una qualche tipo di maledizione, non lo so per quale motivo. Dov'è qua, fatemi cliccare qua. Oh, sì, butta su questo, vai. È una qualche, una qualche maledizione. Buongiorno, Fiorellino. Allora, aspettate, che devo mettere la storia su di Ma voi sono sveglio pure da un botto di tempo. È ecco, che ho fatto tutto bene, tutto preciso, tutte le cose. Siamo pronti, siamo carichi. Oggi ci si diverte. Oggi ci si diverte, ragazzi. Oggi ci si diverte. <ride> Basta con questa. Con, sta, con sta song che mi serve qualcosa dentro. Ok, va bene, va bene, Lauritano, va bene. Beh, oggi era d'obbligo l'opening di Sembra Emi. Oggi era veramente, veramente d'obbligo l'opening di Sembra Emi. Allora, aspettate che finisco di mettere la storia su Instagram, che sono uno scimmione. E stavo sbagliando tipo tutto il link e, e cose. Cose del genere. Allora. Turu Ok. No, no, no. Ole, uh, perfetto. Poi facciamo qua così. Ci sono, eh. Fermi tutti. Perfetto. Ci siamo io questa intervista l'avevo predicata quasi due mesi fa. Vabbè, ah non è che fosse. Come dire. Non è che fosse un segreto. Un, un segreto, ok. Cioè l'abbiamo. Ve l'ho tenuta segreta, però. Come dire, era. Era prevedibile. Dai, diciamo che era prevedibile. Diciamo che questa, che questa giornata era, era prevedibile. Ultima intervista del 2021. Mm. Sì. Sì, questa qua è l'ultima intervista del 2021. Sto già organizzando un'altra intervista per gennaio 2022. Quindi iniziamo, iniziamo subito con il botto. E mm, oggi. Intervista a Marco Vibio, doppiatore di Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire, doppiatore di Capitan America con Chris Evans nella saga degli Avengers, doppiatore di Clark Kent ad esempio in Smallville e tanta tanta altra roba che non avete idea ragazzi, una miriade di cose, vi giuro, una miriade di cose, cioè una miriade veramente, veramente veramente tante cose ha fatto. Comunque come va questa golosa giornata ragazzi, che mi dite, come va questa domenica? Come va questa golosa domenica? Mastirumo al Predator Fright che hanno cambiato il finale di Black Panther. Boh, Pirotto, vedremo, però... La gestiranno, la gestiranno. Marco, vivi anche il doppio di è in The Clone Wars. Certo, ragazzi, non vi preoccupate. Ho fatto i compiti, non vi preoccupate. Ho fatto i compiti, ho fatto i compiti. Non... <ride> C'è una marea di roba, fidatevi. Ci sono cose che non vi aspettate, ok? A meno che non siano andati là a cercarle. Ma ci sono delle cose che veramente non vi aspettate. Cioè... Eh.. Ho visto lo spot di Occhio di Falco? No, non voglio vedere nulla. No, no. Voglio. Cioè, mi è capitata una foto tipo. Però voglio andare. Cioè, voglio arrivare a mercoledì, eh? Uguale a Spider-Man, non sto più guardando spot. Ormai manca poco. E. Dai, ci siamo. Hai sentito? Non, non so se hai sentito. del nuovo film in uscita si chiama Spider-Man No Way Home. Ci dovrebbe essere tipo Spider-Man con Doctor Strange. Te ne hai sentito parlare. Ma davvero? Uzz. Gennaio 2022 Intervista a Reeves per l'uscita di Matrix. Eh, però mai sgamato la Britano! Cioè, ma hai sgamato! Eh Ma se non ci sono i tre spadman nel film, come ci rimani? Non c'è questa possibilità, quindi non mi pongo la domanda. <ride> e, la stream si sì, verrà ricaricata anche su YouTube. Easy, esatto. Eh, la stream verrà ricaricata anche su YouTube, ragazzi. Ehm um... Domani, teoricamente. Sì, no. Cioè, domani. Dom allora, domani avvengono due cose. Domani, 13. Dicembre. Ci cioè stavo a pensare un attimino. Domani, 13 dicembre. Eh, Gigi, Zubu, grazie Zubu. per il Prime. Ben tornato nella flotta spaziale per il diciottesimo mese. Grazie Gini. mille. Meno tre giorni a Spider-Man. Meno tre Man, giorni a Spider-Man. E dicevo. Mh, dicevo praticamente che eh, domani. Vi carico l'intervista su, su YouTube E domani sera Talk show Dedicato a Spider-Man E talk show dedicato a Spider-Man Oggi pomeriggio su Instagram Vi rivelo gli ospiti Ok? Un talk show predizioni su Spider-Man E cose varie hm? Ma io sono sicuro al 100% Che ci saranno tutti e tre gli Spider-Man No no ma non ci stanno No no, no non ci stanno Ma non c'è neanche Tom Holland ragazzi In questo film di Spider-Man L'hanno fatto fuori non piaceva, eh, l'hanno fatto fuori. <ride> Quant'è la durata confermata di No Way Home? Allora, l'ho vista oggi. L'ho vista oggi. L'ho vista oggi perché sono cominciati a quanto sembra ad arrivare in alcuni cinema le. le bobine dei film. Eh? Eh, aspettate che mo ve lo dico. Ecco qua. Allora, che poi non so, cioè dovrebbe essere. è una scheda in verità, è una scheda, vedete, tipo. Ovviamente è una scheda digitale da 500 qualcosa gigabyte, ehm, dura un totale di 2 ore 28 minuti e 1 secondo. I titoli di coda iniziano a 2 ore e 14 minuti, quindi significa che il film dura 2 ore e 14 minuti, ok? E... Di cui altri 14 di titoli di coda, incluse ovviamente le scene post credit. E basta. Ho visto il troll di Sony su Instagram. Sarà la roba di Lillo. Pazzesca, incredibile. Tordettino. <ride> mamma, oggi è uscita positiva covid. No, devo stare a casa più di una settimana. Ovviamente non potrò vedere No Way Home. Alla fine mi importa di più che stia bene lei. Però metterò un po' per il film. No, Marco. Feels bad. Feels bad. <ride> mi dispiace. Eh, stai attento, più che altro immagino tu avessi già preso i posti. Cioè, ma anche, anche qualcun altro mi ha detto cose del genere per la scuola, tipo, che era capitato magari la classe in quarantena. A noi interessa solo la domanda sacra che fare a Marco Vivio. Ecco, questo è il motivo sbagliato per guardare questa streaming, ok? Quindi Andrea puoi tranquillamente guardare un'altra cosa. Mostri abominevoli. Non dovete vivere per una domanda, ok? Fatevi trasportare dalla giornata. Potete scoprire tante cose, potete divertirvi, mostri. Ma mm. il film quando uscirà disponibile a tutti? Per di al cinema? Mm. Oppure in streaming non si sa. Però. Eh... marzo marzo e invece come altra cosa, ragazzi, a quanto sembra più o meno io penso i giorni dopo Natale, tipo il 27, ok, tipo il 27 dicembre ho buttato là un giorno, eh, non so manco che giorno sia il 27 dicembre, è un lunedì, quindi potrebbe essere plausibile. Dovrebbe uscire il trailer di Doctor Strange 2 perché sembra c'è cioè, da un po' che si dice che uscirà questo trailer entro dicembre. Però a quanto sembra deve uscire dopo Spider-Man. Perché, numero uno, vabbè. Non avrebbe senso andarsi a, a scontrare a livello di marketing. Numero due, il trailer di Doctor Strange dovrebbe essere spoiler per No Way Home. Ok? Come è stato Far From Home con Endgame alla fine? Il giorno che vado in Romania? Sì, è il 27, è il 27, Maduro, <ride> 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 Comunque sarà figo, dai, sarà figo anche quello. Oggi poi, finita l'intervista, poi onestamente non so quanto streammo oggi. Vi dirò che oggi mi sa che streammo un po' di meno. Ok, però finita l'intervista, questo lunedì, si sì, è vero. Trailer di Animali Fantastici, è vero. Terzo trailer, no, non è vero. Nessuno continua a dirlo. Chi lo continua a dire non si è informato abbastanza. Ehm. Pacco goloso unboxing, ragazzi. Goloso unboxing Perilibato e succulento. Che facciamo dopo l'intervista. Ehm. Presi i pacchi miei? No, Manu. Ma comunque quelli li apriamo a Natale. Quelli li apriamo a Natale. Volevo andare negli ultimi giorni, Manu. Cioè, volevo aspettare. Un... Tanto rimangono là. Ehm. Volevo aspettare qualche giorno così se arrivava qualche altra cosa prendevo tutto insieme, capito? Alle 11, alle 11 ragazzi. Ho fatto una piazza e mi sono tatuato il simbolo di Spider-Man. Il simbolo che... tipo un ragno? Dipende quale ragno. A Natale tombolata, a Natale tombolata. A Natale tombolata e la cosa più... Ah, fatemi fare qua un attimo la roba che sennò... Zuguzugu Zugu. Ilungata Sfiore oh. eh, Tommy, grazie per il Prime, ben tornato nella flotta spaziale per il sedicesimo mese, grazie mille No, una tartaruga, no, era nel senso Era nel senso Un ragno a caso Ah, eh, il ragno di Diametric, ecco, vedi Zuguzugu Zugu. Lele, grazie mille per il Resab, ben tornato nella Lunga flotta spaziale tantes. per il venticinquesimo mese, grazie mille Allora, facciamo così e così Aule ah, Perfetto E... E dicevo, mi sono perso su una cosa. Ehm... Ah, tombolata. Sì, a Natale è tombolata. Ma voglio farvi anche un gioco. Un altro gioco che ho scoperto. L'ho comprato, comprato oggi. E... L'ho comprato oggi. Cioè, ieri. Scusate, ieri. Non ho capito. Jimmy, hai già la voce per gennaio 2022 da intervistare? Non puoi dire nomi, vero? Allora, ho già la voce programmata. Ok. Però, eh, e già mi sono semi mosso, cioè nel senso so già come muovermi, teoricamente non ci vuole nulla a organizzarlo, eh, però voglio un attimo far passare un attimo Spider-Man, ok? Perché voglio dedicarmi a a pure a quest'altra cosa, quindi prima voglio, ora finita questa settimana qua, si pensa al 2022, eh, ma cioè, il è il caos questa settimana, il, il caos ragazzi, veramente. Tra l'altro, ieri volevo farvi uscire un video, ma non ci sono riuscito. Spero che esca oggi, se no veramente eh, non, non lo so. E ci abbiamo ancora lunedì e martedì, però... Spero oggi di pubblicarne, di pubblicarne uno. E però vado a vedere No Way Home al cinema. Il pomeriggio. Stavo per non dir... Tanto ve l'avevo già detto, quindi, cioè... Stavo per non dirvelo perché poi magari me lo volete spoilerare, i mostri. Ma tanto non aprirò nessun social. Analisi di Spider-Man quando? Del film... Eh? Questa settimana, Cobra, cioè, ehm, vabbè, ent entro, cioè, la settimana questa qua che arriva, e penso, penso, penso ehm, due volte, cioè, nel senso, <ride> penso di vederlo due volte e poi fare il video, e poi vederlo una terza volta. Sì, il mio programma in verità è... Ah, vabbè, Matte, poi lo guarderò. La, la, il mio programma in verità per questo è per questa settimana. È martedì. Ehm, martedì andare a vedere Don Look Up. E martedì andare a vedere Don Look Up. Mercoledì andare a vedere Spider-Man. Giovedì andare a vedere Spider-Man. Venerdì non lo so. Ma potrei andare a rivedere Spider-Man. <ride> Secondo Big Screen Leaks, il trailer di Multiverse of Madness uscirà come seconda post-credit di No Way Home. Io ci credo poco. Mm, potrebbero fare un teaser. Potrebbero fare un teaser, però non lo so, i tempi sono cambiati. Cioè, Perché con il primo, alla fine del primo Capitano America, l'ultima post-credit era il, un teaser di Avengers. Quindi potrebbero fare una cosa del genere. Però, boh... Cioè, Non lo so erano dieci anni fa le cose erano diverse um, non credo House of Gucci lo andrò a vedere la settimana dopo House of Gucci lo andrò a vedere la settimana dopo io lo vedo alle 8 il film come faccio a non farmelo spoilerare ma non aprite i social ragazzi e andate in giro con le cuffiette con i paraocchi chiudete gli occhi camminate così e dovreste riuscire a schivarli. <ride> In teoria. <ride> <ride> Ovviamente se questo... Ma anche se andate i prossimi giorni, raga. Io vi consiglio... Cioè, di non aprire i social. Perlomeno... Io... Cioè, sembra una stonzata. Però secondo me... Potete aprire tutto... Tranne... Cioè, potete aprire... No, potete aprire niente... Tranne Twitch. Perché Twitch... Cioè, ovviamente dipende da chi andate, magari sta qualcuno che ve lo spoiler, però lo sapete voi chi è che guardate, ok? Per dire io di certo non vi dico alla fine del film succede questo. Tromba le scale. Mi sono abbonato il mese scorso, ma mi si era buggato il No, tranquillo. Comunque sono scale trattino basso. Perché? Ho cambiato nome perché mi ero rotto il cazzo di essere chiamato SKIL. scale, grazie per il prime. Bentornato nella flotta spaziale per il sedesimo mese. Muto. Harry, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale. E, e quindi dicevo. E quindi dicevo Twitch, se no potete, potete guardarlo. C'è la chat che spoilera, Vabbè. Se la chat è gestita nel modo adeguato, ragazzi, non vi capita una spoiler. Ma poi comunque potete in ogni caso guardarvi la streaming senza aprire la chat. Per quanto la chat sia fondamentale, però. Nel senso secondo me è l'unica cosa che potete vedere Perché Youtube Voi aprite Youtube Magari vi capita una foto Ok E Twitter Instagram TikTok Uguale istantaneo Ma no eh Ma, ma dicevo Ma no Ma dicevo Dicevo in generale Cioè eh, Qua ragazzi c'è già il Malau Con il fucile per gli spoiler Non vi preoccupate Vito Grazie mille per il, per il sabbetto Bentornato nella flotta spaziale Per il secondo mese Grazie mille ho letteralmente lasciato sulla stream Io ho lasciato sulla stream No aspetta che me No mi stai Ho lasciato sulla stream C'hai ragione Quindi mi sta a dire che io la prossima settimana Almeno per una settimana non posso streamare perché se no Gli spoiler che, scrive... che scrivono in chat compaiono qua No aspetta No, nah, 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 nah. Ragazzi ragazzi cioè. Madonna, veramente, siete, siete veramente dei tontoloni delle volte. Mm, veramente senza senso, proprio. Giovanna Bello, grazie, Globello, grazie per il prime, benvenuto nella flotta Zubu spaziale, Zubu. grazie mille. <ride> Ma poi considerate che le, i messaggi qua, voi non lo sapete, magari non tutti lo sanno, qualcuno di voi in verità lo sa. Ma quando... Ognuno di voi manda un messaggio prima che il vostro messaggio venga inviato alle altre persone, venga fatto vedere a tutte le altre persone. Passano quattro secondi, quindi ci sono quattro secondi in cui il vostro messaggio lo vedete voi che l'avete scritto e io o chi altro ha il mod, tipo Ema Giacomino, ok. E vengono eliminati e non compaiono qua. Cioè. Eh. È... Io in Doctor Strange ho confermato, sì sì, anche con Loki, vedi, con la musichetta pure. Mix strano. Sono Artemis, ma ho cambiato. Nome. Ma perché cambiate nome così tanto, ragazzi? Ma non si va a fare. Come faccio a collegare Fede ad Artemis? Questi tra le parole parlabili tutti gli attori di spider ma in personaggi main e villain ne siamo a posto. Quello sì, però. Sì e no, ragazzi. Cioè, Emma ogni volta sta con, con il fucile: eh, con il fucile a fare, a far gestire tutto. Però vi assicuro che se capita qualcuno che vuole spoilerare, lo può fare. Cioè, lo, tro lo troverà il modo per scrivere Spider-Man nel modo più strano possibile, ok? Quante persone banate ci sono al momento? Non ho idea di come si possa vedere, onestamente, mano. Ti vuol dire nelle altre chat, no, dovunque si può, si, può, si può spoilerare se uno vuole. Cioè, riusciranno a scrivere Spider-Man scrivendo esatto con il dollaro, la P14. Cioè, se uno è stronzo e vuole farlo, lo può fare. Purtroppo, non c'è un'intelligenza artificiale che gestisce tutto, chiaramente. Però, ci si prova a gestire il tutto. Quando arriva il video, tutto quello che dovete sapere prima di andare al cinema. Entro martedì. Io volevo pubblicarvi un video oggi. E questo video che ho detto. Cioè, un video ieri, volevo pubblicarvi, e questo video che ho detto oggi. E ho iniziato a fare il tutto. Ma poi, anche dovendo gestire l'intervista, eccetera, non sono riuscito a ultima, Cioè, sarei riuscito, ma sarei uscito chissà che ora, velocemente, e tutto, no. Quindi mi stai dicendo che Emma è un essere umano e non un automa? È un essere umano geneticamente modificato e bionicamente potenziato. Mi spieghi come faccio a non farmi spoilerare fino a sabato? Devi cominciare a vivere così. Eppure così. E stai a posto. Per tre giorni, quattro giorni, state ok. <ride> Entro la fine di martedì. Entro martedì, mostri. Io sono Jazz ho cambiato nome. Ok. Ok, ma c'è qualcuno di voi che ancora non ha preso i biglietti? Per caso? Secondo me è meglio IMAX 2D o IMAX 3D? IMAX 2D 2D Cioè, ma nel senso. Ma no, io l'ho presi, cioè. E... Nel senso. Non li avete presi? A parte escluso il non voglio vedere il film. E va bene, ci può stare che qualcuno di voi non sia interessato, va bene. Eh, però inteso: non li prenoto perché sono ah, potentissimo. Vado al cinema e li compro. Poi è ovvio che dipende dal cinema, cioè. Eh. A me non serve prenderli. Ok, infatti dipende. Ma pure. Ma pure cioè, io l'ho rivisto ieri. Eh, nella mia sala, che comunque ripeto, io abito a Roma per chi non lo sapesse, nella mia sala ancora ci saranno una quarantina di posti. Stanno diminuendo, qualche giorno fa erano 110, mo so 40. Però, ancora ci sono. Certo, ci sono principalmente le cose della prima e seconda fila, bene o male, più qualche altra cosa laterale. Però, alla fine è stato sveglio per prendere i biglietti per nulla. No, no, Manu, no, 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 no. Ho preso quelli che volevo e mi sono assicurato di ciò. No, no, molto meglio. A parte che non sono rimasto sveglio. Io sono andato a dormire e mi sono svegliato. E poi ho preso i biglietti e sono andato a dormire. Però molto meglio così, se no dovevo... Dormivo con l'un... Cioè, dormivo, capito, che mi svegliavo subito. A un certo punto dicevo, no, cazzo, i biglietti, fammi andare a vedere. Meglio così e... E sto a posto. Cioè... Per capire, il sito dei luci lunedì faceva cagare. Eh, adesso mi trovo quattro biglietti e vado con un solo amico, quindi me ne servivano due. Sto chiedendo il rimborso, ma quei mostri non me lo danno ancora. Non penso che tu possa fare il rimborso con luci, sai? Io una volta avevo chiesto, ma mi hanno detto di no, infatti, zubu per quello, zubu. pure quelli là extra. Boh, Mattia, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Io vado all'ultimo spettacolo. Come faccio ad evitare gli spoiler di quelli che c'erano prima? Eh, raga, sempre a stessa risposta. Eh. Non è che. È, eh, non è che c'è un tutorial, state attenti. Andate con le cuffie. E... Tanto visivamente che vi possono spoilerare. Vanno in giro col foglio che ho scritto: Boh, Toby Maguire mu muore alla fine del film. Non penso. Ma cazzo, però ho dato questa brutta idea adesso. Non lo fate. E andate con le cuffie. Mette vi mettete un po' di musica. Eh, e così non ascoltate la gente che magari esce e parla. Ma per il resto. Mh... Lo farai Dino, perfetto. Per il resto. Cioè, eh, non aprite i social. È solo questo. Eh. Ricordo come uscirono gli spoiler per endgame e la morte di Tony. Io nel dubbio, Jimmy, bloccherò te e gli altri. Vick e company. Dopo la visione del film vi sblocco. Ok, va bene. Hai visto che hanno spoilerato che nel trailer brasiliano ci sarà Dario Moccia e Maratona come quarto Spider-Man? Razzesco! Incredibile! Oppure esatto, come dice Fighters, magari avete il cinema che ha i. Che ha come si chiama? Le, le sale separate-Cioè che ha l'ingresso e l'uscita delle persone separate. Ah, c'è il sondaggino sulla chat. C'è il sondaggino sopra la chat. Sì, non la voglio vedere le clip, ragazzi. Basta, basta, ormai siamo arrivati. Tutti i video che farò, cioè tutti i video nel senso, i prossimi due video che escono saranno basati su tutto quello che è uscito prima delle ultime clip. Le ultime clip, so che cosa sono, cioè so che, che, che cosa riguardano. Che ne so, c'è cioè il combattimento del ponte, tipo, so che hanno messo, boh. Forse tutto il combattimento, spero che... Ci... Di no, però... Eh... Sì, cioè, pure pure io quello che ho visto era l'inizio del film, perché era l'inizio del film, ma perché più che altro era... è il finale di Far From Home, l'inizio del film, non è un segreto, eh... e quindi va bene. Però altro, basta, dai, basta. Io non li ho presi perché... Ah, è vero, me l'hai detto, Matte, questa cosa. Però li, li, lo devi prendere, no? Tipo... Io sono, io sono di Genova, ma in qualche modo arcano sono riuscito a prenotare sabato sera l'Arcada di Melzo. Bello l'Arcadia, non ci sono mai stato, però so che è molto bello. So, so che è molto bello. <ride> io sinceramente non ho capito come possano fisicamente metterci dentro McQuire e Garfield. Mmm, capiamo. Maguire e Garfield, due attori. Umani, in carne ed ossa, vivi entrambi. Come fare a metterli in un film? Non lo so. Secondo me non ci stanno. Che domanda è? <ride> Mi sto divertendo un po'. Ultimamente stai facendo delle domande veramente eh, sconcertanti, cioè. Non in quel senso intendevo nella trama. Ah, vabbè, si apre un portale, ci passano dentro e poi, cioè, eh, succede quel che succede. Se hanno messo dentro gli altri villei, non vedo quale sia il dubbio. Nel vostro, cioè, il vostro porvi il problema per, per gli Spider-Man. Nello stesso funzionamento, cioè. L'incantesimo va male E chi conosce l'identità di Spider-Man Entra nell'universo E quindi i vecchi Cioè i vecchi villain e i vecchi Spider-Man No, non penso che ci sia Pirotto, non credo che ci sia Uno zombie di Gwen Stacy Nel, nella, nel, fi cioè, nel film Mercoledì mattina Sì, mercoledì mattina Ragazzi, vi ricordo che Alle 8.50 Esce la puntata di Um, di occhio di Falco. Adesso, grazie per i 50 bits Vi ricordo che guardare la puntata di occhio di Falco è propedeutico, propedeutico Si dice sì, propedeutico alla visione di Spider-Man. Quindi significa che è consigliata la visione di occhio di Falco prima di andare a vedere Spider-Man. E... non necessaria. Probabilmente non necessaria. Però non lo so. Cioè, nel senso, io vi consiglio: guardatelo. Io comunque alle 8 e 50, cioè dalle 8 e mezza siamo qua in stream, mercoledì mattina, alle 8 e 50 guardiamo Occhio di Falco, vi pubblicherò la reaction, se riesco anche l'analisi, ma non lo so perché con i tempi stiamo stretti, e poi andrò a vedere... andrò, andrò a vedere il cinema, e anche voi immagino, la maggior parte perlomeno andate il primo giorno. Adorma est. Non ho Disney Plus? Mo' che faccio? Ma attacco al cazzo? Ci si abbona a Disney Plus? Come si chiamano tra di loro i tre Spider-Man nel film? Mano, tu mi hai, mi hai appena dato sul piatto d'argento forse la soluzione con la quale fanno il meme. Come si chiamano tra loro? Tipo Peter, e due si girano. Immagina, che so, Tom Holland che dice Peter. Andrew Garfield che si gira, Tommy McGuire che si gira Capito, se me, guarda che l'hai azzeccato per me, eh. Cioè, perlomeno mi piace l'idea Effettivamente non so come si possono chiamare tra di loro Eh, Peter di mezza età, Peter, eh, Peter anziano, Peter giovane Boh <ride> si, si chiamano con i nomi veri Dubito, però per me hai sgamato la Gags, davvero Manu Clap 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 clap, cioè clap giga clap, ragazzi. Clap giga clap. Ok, non si chiamano perché non ci sono. Ma quindi sono confermati gli altri due Spider-Man? No, no, ragazzi, ripeto, non c'è manco. Tom Holland, ma questo film è tutta una, una farsa, eh. Si chiama Spider-Man. Ok, ma. La vera sorpresa è che non c'è sta nessuno. L'hanno fatto fuori, ragazzi, cioè non so. La protagonista è MJ. È MJ. Non ci sarà Tom Holland confermato, esatto. andato 20 volte da quando hanno riaperto non mi rimborsano 14 giorni di biglietti Eh ma Antonix non funziona così se non sbaglio non possono rimborsarti quelli di UCI intanto ci spostiamo di qua in fase di preparazione facciamo fase di preparazione amore okay. non è che sta con... non è che dobbiamo stare con il cronometro ora da, più o meno da questo momento in poi c'è la possibilità di spawn ed inizio del tutto Ah Pensi che mettano Toby in CGI come Molina No Perché Toby ha continuato a fare Spider-Man per 20 anni Ed è invecchiato secondo me Quello è il senso Comunque a me sembra che ultimamente la videocamera Mi tagli la testa o sbaglio Vedete Prima non me la tagliava la testa Per quale motivo secondo voi Cresciuto, ah, dici i capelli sono mezza testa. Ah, sì, c'è ragione. Guzzuti. Effettivamente, c'è ragione. Sì, dai, più o meno c'è ragione. Sono cresciuto. No, 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 però è vero perché. No, ma se sto seduto così, sì, se sono seduto così, ci sto, ok, certo. Diriedo, sì, sì. Il calendario dell'Avvento. Dell Cazzo, è caduto nel baratro. Il calendario dell'Avvento <ride> è vero? È vero, è vero. È il calendario dell'avvento, ragazzi, è veramente caduto nel... nel, nel baratro. Perché diventerà più lunga la testa, ma non credo, dai. Dice, è cresciuto il cervello. È tipo... Avete presente... Come si chiama? Eh, Indiana Jones e il teschio di cristallo, in cui... Ehm, Indiana Jones e il teschio di cristallo, in cui praticamente ci sta il teschio, quello che è più lungo. C'è il teschio tipo dietro che è più lungo, non so. Se avete presente. Calendario dell'Avvento è un po' deludente, sì, un po'... Ma dipende in verità dalle singole, singole cose, eh. Dipende dalle singole, dalle singole cose. Modook! Ah, ok, ho capito. Il trailer di Sonic 2, sì, l'abbiamo visto. Continuerò a non capire perché siete così hypati per questo Sonic 2. Dato che nessuno Sbaglio si è cagato il primo, però... Che vai a lucidino, sì. maestro anche io vado lì, ore 17.00. Se ci sei ci si becca. Potrebbe anche essere magari lo stesso spettacolo nella stessa sala, potrebbe. Non confermo né nego questa informativa. Secondo te che fine avranno fatto gli edit? Poi la verità di Fury o le Kindles? perché ha capito che è meglio che non finissero ancora in mani sbagliate. Oh. No. Magari li ha distrutti. Non lo so, è una gran bella domanda. Però, credo che non ci sia tempo. Cioè, Armester c'è l'IMAX? No. C'è license? No, no, mano. Ehm... Vado sicuro con Zano e Rebecca a vedere il film. Che dicevamo, sto sabetto? Ma quando vuoi, Siamo? Siamo qua. La tier list di Spider-Man. Allora, che poi, vabbè, non è che. Cioè tier list ragazzi è, è inutile voglio dire è, fai pa 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 e hai fatto e, Però come una classifica in cui se ne parla un pochettino insieme sì, la voglio fare Avevo pensato di farla prima di No Way Home poi però ho detto no facciamola dopo E facciamola dopo quindi uscirà dopo Cobra che ha scritto? Leggi Cobra? 20 se fa vestire Zano da Spider-Man, ma penso, si metterà una felpetta, penso, vediamo un pochettino, però, eh, però no, <ride> io penso, ho detto, io personalmente credo, devo ancora provarlo a vedere come sta, però credo di mettermi, ehm... ah, no, Manu, ma no mano. ma no, ma cioè, Cosa ti immagini? Che vuol dire spero che la gente non ti rovini il film per fare le foto a Zano e cose varie, ma che cosa ti immagini, mano? Anche quando siamo andati a vedere endgame. Cioè, nei momenti in cui stai vedendo il film, tutti vogliono vedere il film. Poi eh, foto due chiacchiere ci sta a tempo. Prima e dopo, anche quando abbiamo visto endgame, era così. Prima ci hanno chiesto le foto, dopo ci hanno chiesto le foto. C'era anche l'intervallo. Quest'anno non lo so se facciano l'intervallo. Però. Eh. La gente è strana. No, no, mano. No, no, mi è capitato, anzi è capitato... Eh, adesso, quando, quando sono andato a vedere Harry Potter, ho incontrato un ragazzo prima, che Passato pure in chat, poi, eh, prima, del, prima del film, e, e una ragazza durante l'intervallo. Eh, te lo ricordi, Style? Tipo ieri e l'altro ieri. Per te lo faranno in futuro Miles Morales, visto che in Uncaming hanno introdotto lo zio che è Prowler? Sì. 100% Il poster di Torre è fake? No. Da te fanno l'intervallo, da me no. Dipende Driad. Cioè, nella normalità sì. All'inizio del Covid, no. Adesso sì. Cioè, tipo, non so Harry Potter l'hanno fatto. Ma tutti quelli in verità da mesi: sì. cioè. Eh, Black Widow, tutti. Tutti, tutti. E chiaramente se il film dura un'ora e mezza, no, però cioè. ma su web come funziona? Cioè, deve tipo stampare i biglietti? Come volete, o digitale o li stampate? È un pdf. Mm? Eh, C'è una domanda al riguardo. Al riguardo Manu, però aggiungo una cosa che mi è fatto venire in mente. Vediamo un pochettino um, Ok uh, Ok Perfetto No mano No no Però c'è una, una cosa al riguardo No, no ma è veramente oggi C'è tanta robetta di cui parlare sono, sono veramente veramente felice Sono in ansietta C'ho l'ansietta Peccato era un bel meme, Eh esatto lo sarebbe stato, lo sarebbe stato Manu eh, assolutamente hm? Comunque ieri sono andato a vedere Harry Potter, penso che è stata una giornata un po' pesantuccia ma io non lo ricordavo fosse così lungo come il film, non prima mai Beh due ore e mezza, guarda, pure io cioè non lo ricordo, lo sapevo quando sono andato a vedere il film perché l'avevo cercato su Google eh, Però non lo ricordavo, non ricordavo fosse così lungo No way home, penso che esca su, su Netflix, ragazzi, onestamente. È stato su Netflix. Ma poi a Piero l'hai preso i biglietti? No, non ancora, Alessio. Mi ha inviato però il nome del cinema, la città e lo spettacolo. Devo. Devo controllare. Sento che ci stanno un sacco di casi COVID a Roma blindati in camera. Oh no. Beh, da qua. Da qua mercoledì non devo uscire. Quindi. Speriamo tutto a posto. Gli Spider-Man che hanno levato è per problemi di diritti, ragazzi. Gli Spider-Man nel 2020 verranno tolti. Ah, l'anno scorso? Ok. No, ma teoricamente, il prossimo Spider-Man dovrebbe averlo Netflix. Però. Nel senso, quello di cui vi parlo, eh, parlo riguarda gli accordi americani. In Italia. Eh. Boh. Boh. Però li stanno. Cioè, il punto è che li stanno levando. Io spero che vadano su Disney Plus. Ma in alcuni spot TV nuovi, in basso a destra, c'è tipo il logo di Disney Plus. Sono gli spot di screen, cool, sul sicuro. Cioè, dovete solo guardare gli spot ufficiali, ragazzi. Cioè. Non è difficile capire. Ma perché stanno rifacendo Harry Potter? Perché sono passati vent'anni dall'uscita del primo film. Uscì nel 2001. E nel 2021, quindi hanno fatto il. Come dire, il. il tributo, tra virgolette. Ti fanno rivedere il film. Ovviamente, boh, teoricamente, boh, un po' rimasterizzato in 4K, non so. Però. Comunque è lo stesso film che abbiamo già imparato a conoscere. E poi, nel mio caso specifico, perché non tutti è successo, tipo Deluxe ci è andato. E non gli è capitata questa cosa, a me alla fine del film hanno fatto vedere una modalità particolare del film che si chiama Magical Mode In cui ci sono tipo dei, dei quiz, ehm, delle scene tagliate, cioè dura durante il film, ok, assemblate dentro al film ci sono le scene tagliate Fighissimo, fighissimo davvero Ok, Marco sta arrivando ragazzi, eh È appena scritto, un attimino di ritardo, ma qualche minuto arriva. No, Andrea, 17. Penso che Endgame possa mai risuperare Avatar. Beh, se tornerà al cinema, sì. Eh, poi però che succede? Avatar torna al cinema. Second secondo me, guardate, secondo me onestamente... L'anno prossimo, cioè 2022, Avatar 1 torna al cinema. Perché? Perché c'è Avatar 2 a dicembre. Quindi io penso che facciano uscire il trailer di Avatar 2. Poi fanno andare Avatar 1 al cinema. Secondo trailer di Avatar 2. E poi esce il film al cinema. Penso, penso così. Deve uscire una serie tipo di putti Harry Potter su HBO Max? No. Non so perché vi state confondendo tutti. È solo una reunion. È solo il cast che si riunisce là e fanno. boh. Quattro chiacchiere, è tipo quello di Friends, se avete visto quello di Friends. Eh, non è nient'altro. Poi, che vogliano un podcast, sì, non so se ci sia qualcosa di visivo da far vedere, ma cioè ci sono loro da vedere, però non so se mettono delle clip, delle cose, però in generale, ehm, in generale è una... è una... sono loro che parlano. La I. Oh, ragazzi, eh, se legge come si scrive. Cioè, la Calabria è ancora incazzata da settembre con Harry Potter. No, no. Però, oh, cioè, onestamente, ma che palle. Ancora niente di Hogwarts Legacy, eh? E domani, però, c'è il trailer di Animali Fantastici, è vero? Domani c'è il trailer di Animali Fantastici. Non so se si sappia l'orario. E... Non so se si sappia l'orario. Però, se esce quando. Si sente doppio? No, eh, chiudete e riaprite la stream, ragazzi. Siete su Apple. Eh, si è buggata l'app ultimamente, non lo so. Workapraz, grazie per il Prime Band, è venuto nella flotta spaziale, grazie mille. Ovviamente durante, durante l'intervista gli audio degli alert non ci saranno, sarà così. Cioè non si sente, ok? E dicevo domani esce Animali fantastici 3, quindi nel caso ce lo guardiamo. <clears throat> Ho un'amica che lavora da Sony. Ha avuto la possibilità di vedere già il film. Non mi ha detto nulla, solo 10 più sul voto, ok? Ok, va bene, mi fiderò di questa cosa. Per Morbius. Sono curioso. Sì, sì, comunque vi dirò, oh, ragazzi. Le, oggi è l'intervista per la quale c'ho pianzetta, eh. Cioè, non so perché, però mi sento proprio con l'ansietta oggi, ragazzi. Vi giuro. Oggi proprio con l'ansietta. Ma perché? Ma no, ma no, ma tanto è così... Ma guarda, è così a ogni inizio intervista. Ok, perché poi sono tutto... Oh my God, però... Non fare cazzate, capito? Fai tutto bene, eh. <ride> è stato un grande viaggio per questo film, assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. È Marvel che mi aspetto di più. Ma... Ehm... Ma. Tra quelli che escono... Di più. Allora, una che su me è figa, figa, è Moon Knight. Però una di cui sono onestamente curioso per le conseguenze è Secret Invasion. Ciao Luca, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese, grazie mille. Ovviamente, oltre a non esserci gli audio, cioè l'audio de de degli alert, poi me li riprendo dopo, chiaramente, ragazzi. Li riprendo dopo gli cioè, i sub e tutto. Vi ricordo, oh! Qua c'è un obiettivo! Tra l'altro, se non sbaglio, ragazzi, oggi, Perdiamo 127... Cioè, almeno, non è che perdiamo... L'anno... La, la lo scorso mese, questo giorno, abbiamo fatto 127 abbonati. Vedete che tocca fa. Cosa ne pensa Legione Depp? Sarà sempre, lo stesso, sarà sempre lo stesso senza di lui. Ma a me dispiace un botto. Per me è una grande cazzata. Io sono contrario a questi... A questa cosa di... Regalati? No, no, no. Era il giorno del Disney Plus Day. Quindi... Eh, sono contrario a questa cosa di Warner Bros... Perché l'avrebbero dovuto fare anche con la moglie però Aquaman... Invece no... Leo grazie per il Prime... Benvenuto nella flotta spaziale... Grazie mille... Oggi era il giorno del Disney Plus Day ragazzi... Cioè... Lo scorso mese... Era il 12 novembre... <coughs> e abbiamo fatto... Beh Cioè abbiamo fatto una marea di roba quel giorno... Era il Day 1 di Battlefield... C'era la beta di Elden Ring... Eh, C'era tutto il Disney Plus Day, quindi... Miki, grazie per il Prime. Fra, grazie per il sabbetto. Bentornato nella flotta spaziale per il terzo mese. Grazie mille. Ero caldissimo. Che vuol dire? Ero caldissimo. <ride> La maratona si allontana, no? Però... Oh, siamo a record, eh? Se arriviamo a 1541 siamo a record, mi sa. Forte, grazie per il Prime. Benvenuto nella flotta spaziale. Grazie mille. Oggi è il TT Plus Day... Meno uno. Sì, forse penso che sia. Perché se noi siamo arrivati al massimo a 1540, o forse o sei giorni di ritardo, non lo so. Oppure siamo pari al record. Ma con il prime che si fa? Vi ricordo sempre che con Amazon Prime l'abbonamento è gratuito. No, Andrea, ti ho risposto, no. Ivana, grazie mille per il Prime, Benvenuto nella Flotta Spaziale. E ora dovremmo essere arrivati a 1541. Record assoluto. <ride> record assoluto. Uh -huh. uh, Dov'è qua? Mettimi qua Ah, un po' di chill Ah Prossima emote Prossima emote si sblocca a 1600 Se non sbaglio Ogni 100 Ogni 100 fino a 2000 Da 2000 Ogni 200 E poi non mi ricordo, forse ogni 400 E poi ogni 1000 Fino ad arrivare a 7000. Una volta che arrivi a 7000 sub, da 7000 a 10.000 non hai nulla, ma a 10.000 sblocchi 10 mod. E fatto quello hai fatto tutto. No, mi sono bloccato di qua. Cazzo. Avoc, ah, grazie per il Prime. Benvenuto nella flotta spaziale. Grazie mille. Non vedete, però, mi sono bloccato in quest'altra. Eh, ok. A posto, Pam Pam. E ringraziato Fort, benvenuto nella flotta spaziale. I link sono bloccati in stream a causa Spider-Man? No, Pirotto, l'abbiamo fatto da un po' di tempo: l'abbiamo bloccato. Cioè, puoi chiedere se devi mandare qualcosa, lo chiedi e ti diamo il. Cioè, cioè tipo, ti possiamo dare il permesso. Quindi non hai molte perciclabili da fare. Eh, comunque, degli isolottini che abbiamo liberato ci sono. E qualcosina ho spostato. Ma comunque ci sono delle motte vuote. No... O forse no, le ho riempite in questi giorni. Ho preso qualcuna di quelle vecchie. E... Sì. Sì, me l'avevo detto prima. Prod, però boh. Vedremo. Eh sì, ma, ma... sai, Manu? Quella è la preferita di Dinook per qualche motivo. Però sì, le ho messe. Alcune motte le ho messe solo perché. Mm... Eh, solo perché appunto. Mm... Eh, solo perché Erano liberati gli slot E li ho prese da quelle, quelle già caricate Magari mettere a posto Le motte di Better TTV E che c'hanno le motte di Better TTV? Come volete? Io vado alle 17 ragazzi Lo vedo Tocca fuori è la jetazza in ritardo Eh si può fare Chiaramente Con l'orologio Però ho capito sarebbe con l'orologino perché legge in ritardo rispetto a quando scriviamo? No, non è vero. E vorrò dire: Emote Natalizia per Better TTV. Guarda, se c'è qualcuno di voi che vuole prendersi l'incarico di cambiarmi le emote su Better TTV, Franker Faces, 7TV, mettere natalizie e poi rimetterle normali a gennaio. Potete candidarvi. Però, cioè. <ride> Ci sono un totale di 300 emote. Eh, tra, tra tutte queste tre cose ci sono 300 emote, ragazzi. Si impazzisce, io non so come. Secondo me dovrebbero fare un sistema automatico. Cioè, dovrebbero fartele programmare, ok. Eh. Quanto ti pago? 5 euro, Messico. 70p lo fai in automatico? Mi sembra, non ce l'ho manco mezza natalizia. Sono tutte, sono tutte non natalizie, eh? <ride> ah, le global di 70, vabbè, che me frega delle global di 70, b vabbè. Cioè. Parapam. Venerdì abbiamo avuto Alex Polidori e ospita Balzano. Secondo te lo confermano per la prossima trilogia con Holland? Ma non penso che ci sia nemmeno la domanda da porsi, ragazzi. A meno che non succeda qualcosa di strano, cioè. Ma non, non ci sarebbe motivo per cambiarlo. Per cambiarlo. Cioè, in generale, lui ormai gli fanno doppiare tutto quel che è di Tom Holland. Bene o male. A meno che magari appunto ci, ci potesse essere sempre qualche progetto per cui. Magari decidono di optare per un'altra voce, però in generale è tutto Tom Holland e tutto Timothée Chalamet pure, con Dune. E, cioè, al momento Alex eh, ha questi due enormi, enormi attoroni. E, sì. Secondo te fanno la stessa cosa anche con i Joker, ora? In che senso, Manu? Unire i Joker? Ah, tra l'altro, cioè, non ho capito se era questa la domanda. Tra l'altro, a proposito, ehm, a quanto sembra hanno finito... Batman, il film, o comunque stanno, lo stanno ultimando, hanno due versioni del film. Una versione in cui è presente una scena con un attore e una versione in cui non è presente quella scena. Teoricamente questo attore dovrebbe essere Joker. E l'attore dovrebbe essere quello che, che interpreta Druig in Eternals. E... Vedremo Kogan, forse si chiama se c'è un dubbio. Intervista finita? No, 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 siamo in ritardo, siamo in ritardo. No, no, dobbiamo ancora iniziare, non vi preoccupate, dobbiamo ancora iniziare. Almeno un'oretta, bene o male, ce l'abbiamo, non vi preoccupate. Ma che senso ha cambiare sempre attore di Joker? Eh, guarda, io concordo, Manu. È un po' dispersivo, secondo me, quello che fa la DC. Ha un suo senso, eh, per dire... Cioè, Joker single è andato benissimo, pure questo Batman andrà benissimo, ma sono teoricamente tutti distaccati da vari universi. È... È dispersivo, secondo me, per il pubblico. Ma anche per me, perché poi loro non parlano, chiaramente. Secondo me, loro ci giocano apposta. Mantengono quell'ambiguità quell sul farti capire... Fa parte dell'universo, non fa parte dell'universo? Cioè, negli ultimi tre anni... So tre. Ci siamo, ragazzi. Allora, aspettate. Fatemi andare di qua. Uh... Ok. Sì. Mi vedete? Funziona tutto. Perfetto. Siamo pronti? Ti posso, ti posso buttare dentro? Ok, allora ragazzi, molti di voi lo conosceranno come il doppiatore di Chris Evans con Capitan America, Toby Maguire con Spider-Man, ma ha fatto tantissime altre cose, una marea di roba che veramente non avete idea, quindi diamo tutti il benvenuto quest'oggi a Marco Vivio. Ciao a tutti, ciao. Buona domenica, come va? Buona domenica a tutti, come state? Tutto a posto, tutto a posto. Problemini tecnici o altro... Sì, no, problemi di connessione, ho dovuto un attimo di okay. fare tutto okay, insomma okay. dovrei esserci adesso tranquillo tranquillo tutto a posto. è la tua prima volta su twitch questa e... no allora l'anno scorso durante la pandemia ho fatto diverse dirette quindi insomma un po di però su questa piattaforma eh, forse sì è la prima volta ok, Comunque, insomma, okay. vedo che è tutto a posto Doveva sì, vedere, sì tutto a posto tutto. tutto a posto assolutamente assolutamente allora la prima cosa di cui volevo parlare era il fatto che tu eh, fai parte letteralmente di una generazione. Diciamo anche nella tua famiglia: eh, hai tuo figlio, hai tuo figlio Edoardo, anche lui doppiatore, eh, esatto. perché lui ha 10 anni, giusto? Dieci anni e mezzo, sì, sì. Ok, e anche quindi. lui sta intraprendendo questa, questa carriera. E c'è anche tuo fratello minore, anche lui doppiatore, con il quale, tra sì. l'altro, che recentemente ha doppiato Strappare lungo i bordi su Netflix. Non so se tu l'hai vista quella serie. Sì, 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 ha doppiato, sì, sì. Secco sì. ha doppiato in Strappare lungo i bordi e ha doppiato anche Black Panther. Quindi voi avete esatto. lavorato insieme nei film, ad esempio in Civil War. E, beh, sì, insieme in modo relativo, perché certo, ormai sì, lavoriamo sì. sempre da soli, sì, sì. Però sì. Ok, come è, Com è stato trovarsi, capito, nello stesso film? Ma considera che noi negli anni abbiamo lavorato spesso insieme, abbiamo mm -hmm. fatto tantissime serie TV, tantissimi film. Quindi quando ancora si lavorava insieme a Leggio, quando stavamo tutti insieme a Leggio, era, era la normalità trovarsi okay. insieme a Leggio, con lui, con tanti altri colleghi, e amici, con, con cui, insomma, siamo cresciuti insieme. Ecco. E di conseguenza, per noi è la, è la normalità perché facciamo parte di questo ambiente da quando siamo piccoli, in un certo senso siamo tutti eh, molto legati tra di noi. Mm -hmm. Infatti, volevo sapere un pochettino anche la storia di come è iniziato il tutto. Perché tu hai iniziato come attore, no? E poi... Sì, io ho iniziato come attore per caso. Perché ho mio fratello più grande che adesso non fa più questo lavoro, che è ingegnere, quindi è docente universitario, mm -hmm. fu scelto. Mh, All'uscita di scuola gli chiesero, chiesero ai miei genitori di cercavano dei bambini biondi con gli occhi azzurri e chiesero ai miei genitori di portarlo a fare dei provini. Uh -huh. E gli, che non c'entravano assolutamente nulla con questo ambiente, decisero di, di provare, dice perché no? E lì nacque tutto. Insomma, fece alcuni spot, alcuni film. Lui non ha mai avuto questa grande passione, quindi, dopo un po' si è, si si è, è fermato. Nel frattempo, nel frattempo ero nato io e. Una volta portarono anche me e scelsero me, quindi da lì è nato tutto. So. Ok, e ad esempio, cioè, mh, ti sembra diverso il modo in cui magari tutto questo mondo del doppiaggio si sia approcciato a te da piccolo e come si è approcciato a tuo figlio da piccolo? Cioè, anche adesso, ovviamente. Però. Beh, è cambiato tantissimo. A livello proprio di tecnologia è cambiato tantissimo. Quindi all'epoca c'era molto più tempo, c'erano più tempi morti, eh, si stava tutti insieme, quindi i bambini magari. C'era più tempo per tutto, adesso è tutto molto più veloce. Infatti, questo vedo e noto che spesso ai bambini viene chiesto di fare di avere gli stessi tempi degli adulti. E infatti, io combatto ah, okay. perché questo non avvenga perché, comunque, i bambini hanno i loro tempi, hanno le loro esigenze. Hanno, comunque, certo. Ma anche perché, ci immagino... può, anche stare, ci può anche stare la giornata no per i bambini perché ci sta. Eh sì. e, e spesso questa cosa non viene considerata proprio anche perché immagino che per loro ehm. venga preso magari anche proprio come un divertimento quando sono piccoli sì, no? sì, sì, ma lui ha iniziato così per caso una volta venne a vedermi e disse posso provare anch'io io non gliel'avevo mai chiesto non avevo mai fatto in modo che cioè, non l'avevo mai spinto a farlo okay. è stata una cosa spontanea sì. e lui provando eh, diciamo, è molto portato ecco Molto portato, però ecco il rischio è che venga un po' inglobato da questo meccanismo troppo, eh, troppo da professionisti, ecco okay. diciamo così. Perché comunque spesso è così: ecco, si dimentica questo che sono bambini che hanno i loro tempi, e che insomma, eh, ecco. Quando ero piccolo io, mi ricordo mm -hmm. questo, ne parlo anche con i miei colleghi, con quelli della mia età, noi stavamo lì magari anche il pomeriggio a giocare. Poi eh. ci chiamavano ogni tanto, facevamo una battutina, un anello, poi uscivamo, stavamo con gli altri, giocavamo, facciamo delle partite di calcio interminabili nei corridoi di <ride> studio. Sì sì. Eh, sì, sì, facevamo anche i compiti, passavamo veramente magari a, a volte il pomeriggio insieme, ma in modo molto goliardico e, e poi sì, quando si doveva lavorare, nel momento in cui dovevamo essere seri, eravamo serie professionali. Adesso invece okay. col fatto anche che lavoriamo da soli, quindi anche i bambini vengono convocati da soli e stanno lì in sala da soli, cioè è tutto molto più Ma professionale. Ti è capitato meno. di doppiare qualcosa, Edoardo, durante il periodo Covid? Durante il periodo Covid ho evitato, ho evitato ah, okay. anche per lui. Però subito dopo, quando ci sono state le riaperture, sì, con tutte le dovute, ovviamente, cautele, precauzioni, okay, okay. però sì. Anche perché noi siamo una categoria che ha ripreso quasi subito a lavorare. Un mesetto dopo, mi sembra, no? Circa. Sì. sì. Okay. E tu comunque dicevamo... Tra le categorie dello spettacolo siamo quelli che hanno ripreso prima. Eh, anche perché all'inizio uscivano pure qualche, magari qualche puntata delle serie che dicevano al momento do il doppiaggio italiano sì. è fermo, quindi ehm, evidentemente Ma anche... Ma anche per una questione di organizzazione, perché comunque entrare in una sala di doppiaggio dove ci sei solo tu è più facile sanificarla, renderla a norma, mentre un set, un teatro... Più complesso, ehm, certo. Sì, è più, di è più difficile sicuramente. E a proposito di set, tu, appunto, come dicevamo, hai iniziato da, da attore, con magari vari film o anche serie sì. italiane, ma poi da più o meno dieci anni, o sbaglio, circa hai abbandonato quel, quel settore lì. E... Non l'ho abbandonato, però di... è stata quasi una scelta naturale, perché mi sono dedicato molto di più al doppiaggio, e Ok. diciamo che nel doppiaggio c'è... Più, più facilità di organizzare la propria vita, c'è più meritocrazia, ci sono meno, meno scorciatoie, diciamo ecco così. Ok, e va bene. In sequenza, insomma, lavoro tanto col doppiaggio e sto bene così. Mi, mi piace, questo e... è l'importante. Sì, sì, sì. Okay. Non che io abbia abbandonato il set, è stata diciamo, una serie di... di circostanze che mi hanno un po' allontanato al tempo stesso, però mh, ho sempre continuato comunque. E ho fatto teatro negli anni, l'anno scorso eh, ho avuto questa esperienza come conduttore. Come conduttore su Rai 5, esatto, infatti te lo volevo chiedere, com'è stato rispetto magari all'essere attore, doppiatore? Ma eh, allora, io faccio parte dell'ambiente, quindi da, da sempre, per me è stata una cosa nuova, però mi sono subito ritrovato a mio agio. Tant'è vero che mh, erano quattro puntate che sono andate molto bene, hanno avuto un, un ottimo riscontro a livello... Gli ascolti, la Rai 5 comunque ha diciamo, un pubblico di nicchia, ma soprattutto a livello di riscontri personali, colleghi, ma anche la Rai, insomma, in generale è rimasta molto contenta. Tant'è vero che siamo stati riconfermati e la settimana, ah. prossima, sì, la settimana prossima dovrò registrare altre puntate. Uh, ottimo. Tra, okay. tra dicembre e gennaio registrerò altre quattro puntate. Ok, e se invece ti, eh, ti arrivasse una proposta a livello di attoria oggi come oggi ci vorresti tornare sul set a giocare certo, qualcosa? Io sono, sono sempre aperto, ho fatto anche dei provini negli anni, insomma, mh, non chiudo le porte a nessuno. Okay. L'importante è che sia un progetto bello, carino e insomma, in cui io mi, mi possa ritrovare a mio agio, ecco. Ok. Negli anni sì, ci sono state diverse possibilità. Poi sai, in questo ambiente è un po' così. Ci sono periodi in cui ti capitano 10 lavorazioni insieme: periodi un po' di fermo, però io la vivo sempre in modo sereno. In modo tranquillo, quindi faccio un lavoro che mi piace tantissimo perché il doppiaggio mi piace tantissimo. È... Infatti, volevo tanto, quindi tempo libero, ce n'ho poco. Immagino. Però diciamo, non dico mai no. Okay. un'eventuale possibilità eh, devo fare un'infarinatura generale dei tuoi progetti a cui hai partecipato perché c'è una miriade di roba tu chiaramente sì. sei molto conosciuto come doppiatore di Chris Evans per Capitan America ma anche lo segui in altri progetti come ad esempio Knives Out che sì. è uscito qualche, qualche anno fa veramente bello con sì. eh, con tutto il, diciamo, la, la, tipo, tipo Cluedo, non so se è presente il gioco da tavolo. Sì, sì, sì. Eh, sì, sì molto, molto bello, mi ricordo, mi era piaciuto veramente, veramente tanto. Poi anche Tobio Maguire per Spider-Man, pure lui l'ha seguito in giro, ad esempio con il Grande Gatsby, che so, ti piace molto. Sei molto fan del Grande Gatsby, giusto? Sì, è un film, sì, è un film che mi è piaciuto tantissimo, sia doppiare che poi guardare al cinema, insomma, è stata un'esperienza... Eh... Veramente bella perché all'epoca ecco, si stava insieme, si lavorava con molta cura, molta calma, proprio la ricerca del linguaggio, una ricerca anche eh, molto accurata. Perché insomma, io facevo il ruolo del, del narratore del sì. film, di colui che raccontava la storia. Quindi, bisognava trovare anche una chiave giusta, sia da un punto di vista del linguaggio, che proprio da un punto di vista interpretativo. C'è mm -hmm. stata la possibilità di lavorare nel modo. Scusate, ottimale no, no, con il direttore del doppiaggio che è Filippo Ottoni. E quindi è stato proprio un, un progetto che mi ha, mi ha coinvolto a 360 gradi. Beh, molto bello. Comunque, è uscito fuori veramente un bel film e un altro film molto particolare a cui se non sbaglio sei molto affezionato è La Migliore Offerta di Giuseppe Tornatore sì. e infatti volevo sì. chiederti com'è doppiare un qualcosa con il regista sì. che è italiano e che ti segue in ciò perché immagino che sia rara come sì. situazione beh sì è una situazione piuttosto rara perché di solito i registi delegano poi al direttore del doppiaggio e magari supervisionano dall'alto invece Tornatore è un regista che è molto attento al, al doppiaggio eh, sempre presente in sala c'era ovviamente un direttore del doppiaggio che era Emanuela Rossi okay. però lui era sempre presente in sala sempre pronto a intervenire a correggere modificare eh, lui proprio tratta questo suo questo suo film come una propria creatura quindi la segue passo passo e anche lì è stata un'esperienza molto molto formativa molto gratificante perché avere a che fare con un regista premio Oscar che Dirige come se fosse un attore perché era certo. come stare sul serio, veramente. Anche lì, per una semplice battuta, si cercava il modo più giusto per dirla, ma nel modo eh, in modo costruttivo, in modo veramente interessante, in modo che per un attore è, è super gratificante. Lui, poi, è stato molto contento, molto soddisfatto in corso d'opera. Non per quanto riguarda il mio personaggio, ma altri personaggi, ha cambiato idea, ha modificato a un certo punto una voce, ha deciso di cambiarla, okay. eh, poi ci ha ripensato, poi ha rimesso, insomma, vedi proprio una, un Quindi modo di lavorare vedere. che è diverso rispetto al nostro standard, perché noi siamo dei super professionisti, ma lavoriamo sempre eh. A volte anche, cioè spesso, non sempre, ma spesso con molta fretta, quindi abbiamo dei programmi molto serrati. All'ultimo secondo caso, proprio. Sì, sì, sì. In quel caso lui era libero di spaziare, di ripensarci, di riprovare, sperimentare, tornare, insomma. Ed è bello anche quello, devo dire la verità, perché e beh, sì. è un modo di, di lavorare insieme, di creare un qualcosa. Era veramente come stare sul set. Perché si sperimentava, si provava, si creava, si... poi magari si cercava un'altra strada. E quindi è un'esperienza un assolutamente formativa. E sempre per quanto riguarda doppiaggi legati all'italiano, un po' strani, tra virgolette, curiosi come casi, tu hai doppiato Michele Morrone, che ha il mio stesso cognome, ma non sono imparentato con lui in 365, sì. e anche Giacomo Gianniotti in Grey's Anatomy come De Luca. E quindi, com'è il sì. doppiare in italiano un, un attore che è italiano? Allora, ehm, nel primo caso quello di Michele Morrone, ehm, lui ha recitato in inglese molto bene e poi mh, si, è reso, si è reso conto che quando poi è andato a doppiarsi in italiano mh, la ah, resa beh. era diversa. Ovviamente siamo, il nostro è un lavoro molto tecnico, molto specifico, è un lavoro, eh, è un mix tra tecnica e arte. Certo mettiamo proprio la tecnica e diciamo la recitazione eh, facciamo un mix facciamo un mix molto che spesso è molto difficile perché andare a sync eh, usare il giusto tono di voce il giusto portato ci sono delle, delle convenzioni che nel doppiaggio sono fondamentali quindi per un attore di presa diretta spesso è difficile poi eh, ricreare nel doppiaggio quello che ha creato nel set quindi è stata una sua scelta, quella poi di farsi doppiare e lui stesso ha seguito il doppiaggio. È stata una, è stata, eh, lui ha assistito ai provini. Abbiamo fatto dei provini per mm -hmm. arrivare a, a doppiare questo film. E lui è stato subito contentissimo. Già dal provino, ho detto: guarda sono contentissimo, proprio mi vedo benissimo con la tua la voce. voce. Vedo, Bello, beh, immagino. Eh, mi sono una vedo, è, non è da tutti, perché insomma, molti attori hanno questa. È chiaro è un'idea che avere la propria faccia con un'altra voce può essere un effetto strano invece lui mm -hmm. è stato subito molto carino mi ha detto che era felicissimo ha detto guarda mi piacerebbe veramente che tu fossi scelto perché comunque ehm, la mia faccia con la tua voce si sposa benissimo perfetta diceva sì per quanto riguarda e quindi insomma è stato un progetto che anche lui ha seguito in sala è venuto in sala in modo molto discreto molto carino ed è stato molto contento per quanto riguarda invece Grey's Anatomy Giacomo Gianniotti lui è un attore italiano che però vive da tantissimi anni negli Stati Uniti, è nato e cresciuto lì quindi eh, lui parla italiano e... ad esempio però... lui ha doppiato gli hanno fatto doppiare un personaggio in Luca il film della Pixar, esatto, quindi delle sì, volte sì, fa dei lavori sì, sì. però in quel caso per lui Diventa un doppio lavoro perché se tu stai negli Stati Uniti a girare, poi ridoppiarsi in italiano è un lavoro molto faticoso, in... dovrebbe impiegare tantissimo tempo, molte energie. Molte... E quindi è stato deciso di... di doppiarlo in quel caso, poi, per quanto riguarda Grey's Anatomy, c'è stata una scelta di usare il dialetto siciliano. Eh, perché... esatto, perché guardando il... cioè, se uno guarda la serie in inglese, loro parlano in italiano perfetto. E invece esatto, parlano in italiano, perché... no. Certo, perché bisognava creare uno stratagemma, bisognava adottare uno stratagemma, perché comunque ci sono delle scene in cui lui e la sorella mm -hmm. parlano italiano e quindi gli altri non, non li capiscono, e quindi bisognava cercare certo, uno sì, sì. stratagemma e quindi si è deciso di utilizzare il dialetto siciliano. Insomma, è stata una scelta da parte del direttore del doppiaggio, che condivido, perché ovviamente... Non si può creare una situazione in cui loro parlano italiano e gli altri... Eh non no, lo capiscono. certo, perché ci sono dei momenti in cui magari gli altri personaggi eh, proprio non capiscono e stanno là che... Lo sì, capite, sì, detto? È detto esatto. Che detto, non ho capito. Allora, eh, si deve creare per forza una... E nel doppiaggio si usa questo stratagemma a volte, in modo, certo. insomma, raramente in questi casi, però eh, credo sia l'unico modo per ovviare a, questa, a questo problema. Poi andando avanti, tra i tanti personaggi un po' più famosi, hai doppiato ad esempio Tom Riddle in Harry Potter. Hai doppiato Emmett in Twilight. E sì. Hai doppiato l'agente gente Zero nei film degli X-Men. Non so se ti ricordi. Sì. Sempre, sì, sì quindi sì. sempre legato ai supereroi. E poi in generale, come attore, hai doppiato Rami Malek. Sebastian Stan, al quale assomigli tantissimo. Cioè, sei ah, tipo sì, la controfigura di Sebastian Stan. Sì. Assolutamente. Sì, Anche sì. Tomardi in Dunkirk. Ah! E so che lo avete. Sì. Doppiato in modo particolare. Beh, lì l'abbiamo doppiato in modo particolare perché c'era sempre questo effetto del. loro sono su questi aerei, su questi caccia, quindi hanno il casco, hanno anche la bocca, diciamo un po' serrata, sempre in movimento. Quindi abbiamo... abbiamo cercato di ricreare questo effetto di eh, quasi di vibrato, di vibrazione anche nella recitazione. Perché, come ricordo sempre, il doppiaggio non è semplice traduzione, non è. Una recitazione ferma, ma è sempre molto dinamica. Certo, sì, perché devi proprio Quindi bisogna accompagnare proprio il movimento. Bisogna e in quel caso con il direttore del doppiaggio, anche con il fonico di doppiaggio. Insomma, abbiamo cercato di ricreare questa eh, quasi come se fosse una pedana basculante mm. eh, che ci permetteva di, di creare anche questo movimento, di non avere una voce ferma, è vero che loro stanno seduti. Però c'è sempre questo movimento. E eh sì, l'aereo poi è in sente. volo, poi anche, magari anche quando sparavano. in volo, no? anche sì, le vibrazioni, il, eh, anche, insomma, il contraccolpo dell'aria. Ci sono tante cose che influiscono. Eh, non si può avere una recitazione ferma, statica, immobile. Certo, certo. E come ultimo lavoro, se non sbaglio, comunque uno degli ultimi, ha doppiato anche Resident Evil, che è ora al cinema. Esatto, sì, sì, sì. Anche quello è un film che i fan aspettavano da tempo perché è molto fedele al, al, al videogioco gioco. originale. Sì, sì, sì. E anche quello, sì, insomma, è un film abbastanza recente. E è un attore che avevo già doppiato in altre occasioni, in Merlin, mm. ad esempio, e in altre lavorazioni. Un, un altro attore, vabbè, se vogliamo parlare di attori a cui sono legato, è anche Charlie Hannan, che ha doppiato in... Ai, pure... in in diversi film, non soprattutto fatto di Lost, Ricci. no? Il Lost era qualcun altro. No, forse, no, okay. Lust, no, no. no. Eh, io l'ho doppiato mh, nel King Arthur di, di Guy Ricci mm -hmm. e anche in The Gentleman di sì. Gairici È un regista che adoro perché ha un modo visionario di raccontare delle storie che solo lui è in grado di raccontarle in quel modo. In Gartru, tra l'altro, nel quale come attore era presente anche Lorenzo De Angelis, che, aveva che poi ha doppiato dopo di te ah, sì, sì, Garfield certo. sì, sì, eh, sì, per Spider-Man. Sì, sì. Quindi, sempre c'è qualche punto, punto in comune. E poi, esatto, sempre, sì. nella, cioè, sempre continuando con il tema supereroi. Per le serie TV, tu hai doppiato Superman con Tom Welling in Smallville. Come esatto, ruolo sì, super iconico. Cioè, è stata probabilmente sì. la prima serie TV di supereroi. Veramente. Infatti, devo dire che. All'epoca, insomma, parliamo ormai di, di tanti anni fa, sì. è stata, diciamo, la prima serie che ha affrontato questo tema dei supereroi, così come anche nel primo Spider-Man. Assolutamente. Il primo vero cinema Il, vero, il vero film, il primo colossal che riguardasse proprio il tema supereroi. Sì. Ed è stato il film che ha poi lanciato un filone lunghissimo. Immenso, film, no? immenso. Cioè, probabilmente se non ci fossero stati quelli... Oggi non saremmo dove siamo, quindi assolutamente. Cioè, magari anche Capitan America non sarebbe stato creato per dire. Sì, ma infatti è stato dato in là una serie di film meravigliosi, straordinari, che poi a livello, a livello tecnico sono girati in modo pazzesco. Sono dei film eh, da un punto di vista tecnico fantastici. Poi possono piacere o non piacere per il eh. genere, però sono sicuramente dei capolavori. Nel loro gioco. Quell'aspetto sì, assolutamente. E poi tu sei tornato a doppiare Tom Welling in Lucifer. Esatto, sì, sì. Però, invece. Lui cambi... Vai, dimmi, dimmi. Dicevo, lui è cambiato anche molto fisicamente. Molto... Quando l'ho rivisto, con i capelli un po' brizzolati, un po' anche imbalsamati, okay. mi ha fatto... fatto una certa impressione, però, insomma. Eh, gli anni passano per tutti. E eh certo. Però invece non te l'hanno fatto doppiare in, Legend of, in Legends of Tomorrow perché tu l'ha doppiato. Esatto. C'era lì. Purtroppo, parlando anche con il responsabile dell'edizione italiana, lui mi disse: Guarda, torna Tom Welling, ma veramente poche battute. Tu doppi già eh, quell'altro personaggio. Eh, quindi cioè, è strano sentire all'interno della stessa scena la stessa voce su certo. due personaggi. Quindi. L'unico che c'è è riuscito che è sempre Cristian Jansante, è l'unico che mai è riuscito a fare infatti. questa cosa. Esatto, esatto, infatti. Mm. Cristian Jansante è stato forse uno dei, tra i pochissimi che hanno doppiato due attori all'interno dello stesso progetto, all'interno dello stesso film. Però in quel caso magari, anche diverso perché uno è un personaggio più caratterizzato, anche un po' effettato. L'altro è un personaggio più normale, più umano. Certo, sì, sì, quello assolutamente. E sempre riguardo Spider-Man. Ti hanno fatto doppiare anche una versione di. Cioè, riguardo Superman, scusami, ti hanno fatto doppiare una versione di Superman animata in Young Justice. Che però non è propriamente Kalel. Quindi non è Superman, ma è una variante che si chiama Conel. Sì, 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 sì. Beh, ma sai, negli anni mi è capitato, poi fanno tantissimi prodotti. sia in animazione sia di umani in cui tornano questi supereroi eh, in un altro ad esempio in un altro prodotto un doppio lanterna verde che è, insomma un personaggio che ha a che fare sempre questo con me l'ero perso cosa, cosa? me, me l'ero perso lanterna verde ti giuro perché poi so che hai fatto anche skin. Sì, sì, un, mh, altri progetti di animazione, mm -hmm. così come ho doppiato anche diverse serie di cartoni di, Hai di doppiato Deadshot Spider Anche Spider-Man, ma anche Deadshot, tipo, della società di Squad. Sì, 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 esatto, sì, 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 sono, sono tante, tante serie collegate al tema supereroi, quindi... Anche Jessica Jones, sempre della Marvel, oppure esatto, sì. Gifted, degli X-Men che è sempre sì, della sì, Marvel sì, quindi hai fatto cioè, ne, nei supereroi ne hai fatti veramente eh. tantissimi sì, anche in questi cartoni mi è capitato di doppiare sia eh, anche Capitano America in alcune serie di animazione sì. quindi è... perché Spureti poi tra l'altro anche loro sì nei videogiochi anche però anche loro in originale spesso utilizzano delle voci diverse mi è capitato ad esempio una volta di di dover doppiare Capitano America, però nell'altra serie animata era doppiata da un adulto, da un cinquantenne e quindi la voce non, non, non è la mia voce non era adatta, quindi anche in quel caso poi hanno scelto una voce diversa. Insomma, è sempre un po' relativo. Il okay. nostro è un ambiente sempre anche come dicevo prima, sempre dinamico, sempre in movimento, Assolutamente. Bisogna poi adeguarsi, adeguarsi alle varie situazioni. E oltre all'ambiente dinamico, anche tu lo sai, cioè sì. andando in velocità, tu hai doppiato ad esempio White Collar, Mind Hunter, Teen Wolf, sì. Glee, Sense8, Ryan in CSI Miami, che per me è stata una scoperta che tu l'avessi doppiato. Ah sì, non lo sapevi? No, no, proprio. Io lo vedevo da piccolo tantissimo, veramente un botto, E quando no, sono andato a. È un progetto veramente di... di serie A anche quello, perché comunque è un progetto che è durato tantissimi anni. Tantissima, voglia. Sì veramente veramente tanti e poi hai fatto anche vari doppiaggi nell'ambito fantascienza hai doppiato Stargate, The Expanse e anche la serie TV di Star Trek di Discovery stai doppiando o comunque hai sì. finito eh... Ah no sì, perché... guarda eh... no quella è finita so che stagione, ne fanno una. uno spin-off Infatti ti volevo chiedere Spera. questo Ci sarà uno spin-off mi hanno detto non so quando partirà però sì con il capitano Pike Esatto esce il prossimo anno <coughs> teoricamente quindi prossimo anno sì Immagino boh, tra un po', magari, spero che ti ricontattino ovviamente perché sì, sì. Era... no. Mi hanno riallertato. In realtà, era un progetto che doveva partire, credo. Eh, ma hanno detto che sarebbe partito a dicembre, ma in realtà credo che partirà con il nuovo anno, quindi c'è tempo. Ok. E parlando di, sempre sì. di Star Trek, eh, dato che tu in qualche, in qualche progetto, se non sbaglio, hai doppiato Chris Pine, ti sarebbe piaciuto doppiarlo sì. anche in Star Trek nei film? Eh? Sì, beh, sì, ovviamente, perché anche Chris Pine è un attore eh, che ho doppiato spesso, però insomma eh, ci sono anche mh, dei colleghi, insomma, altrettanto bravi che nel caso di Star Trek, se non ricordo male, fece anche il provino, ah. <coughs> però poi l'ha doppiato Stefano Crescentini, quindi insomma. E poi l'ha fatto anche in Wonder Woman, se non erro. Sì, esatto, sì, sì, sì. Negli anni ci siamo divisi. È chiaro che per alcuni attori la voce rimane sempre quella. Per altri attori ci sta che magari cambia a seconda del progetto. Anche per, ad esempio Chris Pratt l'ho doppiato in diversi film, però... Eh, ad esempio per Passengers, io amo Passengers, Passengers io sono sì. innamoratissimo di Passengers, veramente. Sì, sì, è sì, un film anche quello che... <clears throat> Forse è stato uno degli ultimi film doppiati insieme eravamo io ah. e Gemma Donati sempre insieme a Leggio durante tutta la lavorazione bello sì 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 e a, a proposito appunto di Chris Pratt ti sarebbe piaciuto doppiarlo come Starlord? ecco sì appunto prima stavo dicendo quello <coughs> ovviamente sì però eh, non si può eh, certo perché non perché si può si fare, si fare tutto presa, sì, sino... sì. anche per quanto riguarda questi attori eh, ad esempio io ho doppiato lo citavi prima eh in Dunkerque ho doppiato Mardi avrei voluto fare Venom, Venom. Uh -huh. eh, mi sarebbe... ovviamente mi sarebbe piaciuto doppiarlo anche in Venom ma non si può non si può perché insomma non si sa non mai si che avere... si vada ad incrociare no no certo certo sì sì, sì. infatti c'è il direttore del doppiaggio di, di questi Marvel che è Marco Guadagno che lui a volte impazzisce per trovare la giusta voce perché dice questo non lo posso mettere questo l'ha già fatto questo non certo. può questo Scovare anche nei, nei personaggi minori, tra l'altro, perché non sempre uno pensa al protagonista, ma ci sono anche dei personaggi minori che però non possono proprio essere utilizzate delle voci già, già presenti in altri film. Certo, eh, immagino, immagino, mi immagino tipo un documento Excel con questo ha partecipato alla Marvel, non sì, può, sì, non c'è no, no, tutto un incrocio di voci di no, questo ha fatto quello, però, però ha fatto quell'altro, allora è meglio non utilizzarlo perché potrebbe tornare, ce eh, delle, dei possibili incroci che potrebbero avvenire in futuro quindi bisogna evitare anche quello ovviamente certo, certo e poi terminando sulla diciamo sulla, sulla sezione animata delle cose che tu hai fatto tra esempio sei Totò Sapore Totò Sapore, sì, fatto sì, Totò sì Totò è, un Sapore. Io... è un altro film al quale sono legato perché anche in quel caso c'era Lello Arena sempre in sala che ha seguito il doppiaggio come se fosse una sua creatura quindi anche in quel caso io dovevo usare una sporcatura di napoletano che, okay. e quindi con lui sperimentavamo proprio battuta per battuta <ride> e ci siamo divertiti tantissimo. Lui stesso poi mi ha, mi ha scritto, mi ha fatto tanti complimenti, mi ha è rimasto proprio un rapporto di, di affetto a distanza con tutto che veramente abbiamo, abbiamo collaborato solo in quel progetto, quindi poi non ci siamo più rincrociati da un punto di vista lavorativo, però... È rimasto proprio un affetto. È molto, è eh, molto iconico, sai, non, perché anche io quando ne parlo sì, in generale ogni, ogni tanto capito. Io ho il VHS l'avevo preso forse non con i cereali, ma con qualcosa del genere me l'avevano dato. E è un po' iconico. È un po' un film d'animazione sì, sì, italiano che rimane lì. Sì, sì, proprio è. Sono legato per diversi motivi a quel film. Eh, poi insomma. Lavorare, ecco, quando lavori con un regista proprio in sala, eh, un regista che poi è appassionato, perché poi ci sono dei registi che il doppiaggio lo considerano quasi come una forzatura, ecco, mm. come una, un passaggio necessario e doloroso okay. nella, nella realizzazione, nella, diciamo, nella finalizzazione del loro film, mentre altri registi, appunto, come Tornatore, come Lello Arena... E, ma anche Zeffirelli, io quando doppiai un film di Zeffirelli ero giovane, molto piccolo, che era un te con Mussolini, dove c'erano delle grandissime attrici eh, di Hollywood e poi c'era questo ragazzo che era un ragazzo italiano però, un ragazzo toscano, che però insomma al momento del doppiaggio non era stato in grado di doppiarsi e lui venne sempre in sala, c'era Pino Colizzi che era il direttore del doppiaggio, che un grandissimo direttore che insomma ha fatto anche un po' la storia di questo lavoro e c'era Zeffirelli che veniva in sala, stava lì assisteva in modo molto discreto, ma attento. Ovviamente, dicendo la sua. Ed è e quello è bello perché crei un'atmosfera di collaborazione, di senti proprio l'arte che vibra nella sala. Mm. E a proposito di vibrazioni nella sala, <coughs> tu hai doppiato Gohan nei film di Dragon Ball. Ah sì. E lì, eh, ora non ricordo nello specifico la storia di quei singoli film, però nei momenti in cui c'erano magari delle trasformazioni, delle, delle mosse, ur dovevi urlare, immagino, per beh, fare sì, certe sì. cose. Quindi... Il bello e il brutto di questi film è quello che bisogna comunque dare proprio a livello vocale tanto, bisogna spendere tanto. Quindi... Eh beh, immagino, insomma, assolutamente. Questo parte del nostro lavoro, quindi insomma, siamo abituati anche a quello e anche tipo in Spie sotto copertura il film quello con il piccione, sì. molto molto bello. È un film divertentissimo. Un film divertentissimo in originale, la voce è di Will Smith. Will Smith: sì, anche lui eh, assomiglia anche, visivamente. Eh, anche Il cartone è creato proprio a sua immagine e somiglianza. Infatti, all'epoca del provino eh, facciamo il provino. Io, Sandro Acerbo, che è ovviamente la voce è di Will Smith in mm -hmm. tutti i suoi film. Però. Eh, proprio nella, nella richiesta della, della distribuzione cercavano proprio una voce di un 35, 35enne, un quarantenne, okay. perché era proprio costruito così. E infatti io con Sandro, poi con Sandra Cerbo, parlammo di questa cosa dicendo Sandro dovresti doppiarlo te senza provino, e lui disse e vabbè, però loro vogliono comunque avere la possibilità di scegliere tra le varie voci, e alla fine scelsero la mia, perché ovviamente... Sandro è un po' più grande di età, ma anche Will Smith comunque... Eh sì, esatto, è quella la cosa! Loro cercano proprio la voce di un quarantenne, 35-40 anni massimo. Di conseguenza hanno, hanno scelto la mia voce. Però è un film divertentissimo. Molto, molto no? bello. Sì, molto sì. divertente, con la giusta ironia, con la giusta... Eh, un, 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 diciamo una spia, uno 007 visto anche in chiave comica, in chiave goliardica. Eh sì, poi anche, come dire, uno, uno 007 animato, penso che mm. ci siano pochi esempi di, di film del genere. La sì, memoria, sì, sì, quindi, eh, quindi sì, è sì, veramente forse... un bel progetto. Sì, è stato forse il primo vero film d'animazione che riguardasse uno. Una... Spia un agente segreto, certo. Sì. E tu hai doppiato anche Sky nei film delle Winx? Sì. Io mi ricordo, sì. io seguivo la serie animata delle Wings da piccolo e Sky mi piaceva tantissimo. Lui aveva una moto, e non so se anche nei film, ho un dubbio, un dubbio sui film. E, però mi piaceva veramente tanto. Ero, ero super fan di Sky, wow, un botto. E, e poi ho doppiato anche tanti anime. Molti anime mi sì, è sì, capitato. Sì, sì diversi, diversi film d'animazione, proprio questi anime, che hanno proprio un seguito eccezionale. Sono, infatti, allora. Per quanto riguarda il doppiaggio, negli ultimi anni c'è stato un interesse pazzesco, mm -hmm. tutti adesso seguono il doppiaggio, ma io mi ricordo anche quando ero piccolo che c'erano proprio i fan del doppiaggio, ecco, soprattutto del, di, questo, di questo settore specifico, degli anime che hanno sempre seguito tantissimo il doppiaggio, attenti al, a, al linguaggio, alla recitazione, al modo di rendere in italiano. Perché è chiaro che il, la lingua giapponese e la lingua italiana sono molto distanti molto. come sonorità, come significato, loro a volte con un verso, dietro un verso c'è tutto un mondo che rappresentano. E quindi mi ricordo che già da piccolo, quando doppiavo questo, questo genere di prodotto, c'era molta attenzione. Mi scrivevano già i fan del doppiaggio, una cosa che adesso è molto. Molto comune, tutti i giorni i fan del doppiaggio scrivono chiedendo audio, sì, chiedendo sì, sì. curiosità sul doppiaggio. Ma all'epoca non era così comune che ci fossero persone eh, attenti proprio al, al doppiaggio, al linguaggio e a tutta la, la fase eh, del processo proprio globale del doppiaggio. Poi per gli anime, per, farne, per citarne qualcuno, hai lavorato con... me. Mi... Cioè, non direttamente, però hai lavorato eh, ai due film di Miyazaki, ossia Il Castello Errante I Racconti sì. di Terra-Mare, poi varie sì. serie come La Mu, Nazuma Eleven, Psychopath, Fa Fairy Tale. poi magari anche i ruoli minori, eh, quindi magari qualcosa che cito potrebbe sì. anche essere che, che ti sfugga. E anche Olly e Benji hai fatto. Sì, sì, sì. Beh, Olly e Benji considera che è stato forse uno dei primi... I lavori che ho fatto nel doppiaggio, perché io ho iniziato come attore, come dicevo prima, e poi ho iniziato a fare doppiaggio e uno dei primi lavori che ho feci era proprio Lì Benji, parliamo niente dell'83, 84, 85, quegli sì, 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 anni sì. lì, proprio era piccolissimo. E lì veramente si lavorava, me lo ricordo benissimo. Noi stavamo tutti lì, eravamo tipo 15-20 persone, stavamo tutti, tutti insieme. lì insieme ci chiamavano uno per volta, allora c'è una scena con te, vieni Marco, vieni Alessandro Parta, vieni Massimiliano Manfredi, entravamo uno per volta in sala con Borghetti, Vidale ed era per quello dico che all'epoca il doppiaggio era andavi lì e stavi con delle persone con cui poi sei cresciuto insieme, è come... era come stare a casa di qualcuno in cui tu giocavi, studiavi, okay. facevi <ride> di tutto e poi ogni tanto Giustamente venivi chiamato a lavorare ed eravamo su, super professionisti. Noi, super professionali, quindi nel momento in cui ci chiamavamo, andavamo lì in sala, seri, facevamo no la nostra scenetta. Poi uscivamo, continuavamo a giocare, continuavamo a studiare. c'è questo spesso con dei, dei colleghi: c'è un legame di affetto che, che, che è stato proprio costruito negli anni. Anche perché ci siamo cresciuti vita. insieme, no, lavorando sì, insieme. Sì, sì. Sì, pur magari con alcuni magari ci si frequenta anche al di fuori del lavoro, ma con altri pur incontrandoci solo, veramente solo al lavoro, ma è come se ci conoscessimo, come se fossimo certo. dei parenti di, di, <ride> della stessa famiglia, e poi magari in tempi più recenti, è doppiato il Trino Thomas, tu sei ancora oggi il Trino Thomas, giusto? Guarda, nell'ultimissima edizione, no, no! Perché, eh, perché anche in originale hanno cambiato la voce, hanno preso proprio la voce ah. di. Un bambino, infatti, parlando anche con la società che si occupa del doppiaggio dice: Guarda, hanno proprio cambiato quello che era il doppiatore in originale del Trino. Thomas è cambiato prima, era un, un uomo come me, insomma, certo. un ragazzo. Adesso hanno preso proprio un bambino di 10 anni. Quindi a quel punto non è proprio fattibile, non Ovvio, è troppo diversa la voce. Sì, direi di sì. <ride> e poi hai doppiato, ad esempio, in passato, Gli Animotosi. Che era sempre come Totò Pure. una di quelle cose che quando si nominano sono quelle, sì, sì, quelle sì, cose sì, un tutti po' insolite. Si toniche. ricordano di queste serie, sì. poi <ride> esatto. E eh. oppure, negli ultimi, negli ultimi tempi, Final Space su Netflix, come animato Final Space sì, è un altro progetto molto divertente perché è proprio un cartone animato, però poco politically correct. Quindi, mm -hmm. eh, e devo dire anche spesso, magari io non, non l'ho seguita la serie, non l'ho vista io. Vidi la prima stagione, eh. però, so che si era a no. Mi è capitato, sì, mi è capitato poi magari di andare. Infatti, il bello di questo lavoro è anche poi interagire con i colleghi, con i fonici. Mi è capitato spesso di, di colleghi di sentire: oh, Ho visto Final Space, è è una serie bellissima. <ride> C'era anche un fonico di doppiaggio che poi mi dice: Guarda, io la serie mi, mi piace da morire, la seguo sempre. Quindi è divertente anche quello. Poi, tra l'altro, lo stesso fonico. Mi è capitato di ritrovarlo in sala proprio in occasione della terza stagione. Infatti, poi chiedevo a lui tutte le cose. Che come andata avanti sento, la serie? Ma... Come va? Sì, sì, sì. Senti, ma nella prima stagione, qui come dicevamo, ma nella prima stag... perché poi anche lì c'è stato un cambiamento in corsa. Perché nella prima stagione eravamo proprio liberi di usare un linguaggio anche molto. Eh... Senza, con le parolacce con okay, invece hai. nella seconda e terza stagione è stato un po' edulcorato il po limitati. forse perché sì, comunque sì. la prima era magari anche un po' sperimentale del tipo Netflix dice vediamo e come troppo, va sì, sì. e diamo via libera per tutto poi nel momento in cui sì, ha sì. fatto successo hanno cominciato... sì, deciso un po' di, di, di tirare un po' il, il freno a mano in questo senso però... è comunque è una serie molto carina e poi gli ultimi due che volevo citare che tu hai fatto sono Ron di Kim Possible e anche sì. lui è stata una scoperta per me, assolutamente, perché da piccolo lo, lo guardavo. E soprattutto io amo Anakin in The Clone Wars, nella serie ah, certo. animata di The Clone Wars, cioè... Anakin. Anakin. Sì, 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 sì. È... Anche quella sì, anche quello è un progetto veramente che molti si ricordano, molti sono proprio affezionati a quella serie. E anche lì abbiamo proprio lavorato. Con grande cura perché era seguito proprio tutto il doppiaggio, le voci sono state scelte da Lucas. Quindi, mm -hmm. anche in quel caso c'era molta attenzione al doppiaggio. Diciamo, il nostro lavoro in, per quanto riguarda alcuni prodotti, c'è proprio un'attenzione maniacale all'originale, alla scelta delle voci, alla recitazione. Quindi, quando, quando accade questo io sono contento perché c'è molta più attenzione, molta più cura. E quindi c'è proprio un, un coinvolgimento totale, anche c'è proprio un lavoro di squadra al 100% a 360 gradi. Poi immagino sia anche soddisfacente per dire nel caso di The Clone Wars, dici George Lucas mi ha, ha proprio scelto come sì, sì, è... sì, 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 guarda, ci sono dei guarda, adesso è un, è un piccolo un piccolo spoiler. Adesso dovrà doppiare un film di Michael Bay che si chiama Ambulance e il regista ha scelto tutte le voci una per una, ha scelto proprio quindi gli sono arrivati i vostri provino. provini, gli sono arrivati? Sì, e... sì, sì, Lui personalmente ha scelto le voci una per una, anche dei ruoli minori, i ruoli che tu vedi solo in una scena, ha provinato il direttore del doppiaggio, ha provinato almeno 12-13 ruoli, perché proprio è. Wow. E questo fa piacere perché significa che. Ci sono dei registi molto più attenti, molto più eh, maniacali anche nella scelta delle voci e altri che magari delegano e quindi sono meno attenti. E questo fa piacere perché vuol dire che comunque il doppiaggio ha il suo peso, ha la sua importanza. Assolutamente. Poi quindi, appunto con l'andare avanti degli anni, sì. Periodo, Michael Bay ha seguito proprio personalmente tutte le edizioni dal francese al tedesco, eh, ha sentito i trailer, è intervenuto, quindi... E questo fa piacere perché insomma ti, ti fa rendere conto anche del, dell'importanza che abbiamo noi doppiatori perché spesso il doppiaggio o viene denigrato o viene considerato eh, come dire una, una, una parte minore, una parte secondaria eh, quasi. Diciamo, sì, secondaria di tutto il progetto. ma invece non è così: insomma, assolutamente no. Siamo abituati a vedere tutto doppiato e, e di conseguenza il lavoro deve essere fatto nel modo migliore possibile, deve essere fatto a regola d'arte e noi, noi italiani, non perché insomma, io sia italiano non perché insomma voglio decantare le lodi del nostro lavoro però noi abbiamo un'attenzione veramente maniacale assolutamente sì e, e credo che poi si senta credo anche, non so, anche adesso abbiamo la possibilità di vedere sulle varie piattaforme i vari doppiaggi Può passare chiaro... facilmente da uno all'altro quindi... Sì, quindi puoi sentire il doppiaggio francese, il doppiaggio tedesco in tutte le lingue e, e credo che si senta la differenza tra il lavoro che facciamo noi e quello che viene fatto negli altri paesi e eh, tornando in conclusione su Anakin se adesso il prossimo anno uscirà su Disney Plus la serie tv di Obi-Wan Kenobi in live action con gli attori e ci sarà Anakin tu non lo hai doppiato nei film però se ti chiedessero di doppiarlo per la serie, lo, lo faresti? Beh, eh, sì, certo. Bisogna vedere poi chi, chi, chi sarà l'attore. Io adesso non sono molto informato. è sempre Aiden Christensen che fece, che fece Anakin nella prima trilogia. Ah, ok. Allora credo che sia giusto che a doppiarlo sia Francesco Pezzulli, che l'ha doppiato nei, nei film proprio... Ma come mai non lo presero per la serie? Era quello... Cioè, mi immaginavo come se... Ma lì fu... Non mi ricordo come andarono le cose, però alla fine, insomma, fu una scelta, non so se del direttore o da parte della distribuzione, di, di avere un'altra voce, insomma. Ok, Non okay. ricordo esattamente. Va bene. Comunque, prima dicevamo, tu hai fatto, anche, hai fatto anche teatro, so che hai fatto anche qualche pubblicità, quindi ogni tanto noi ti sentiamo magari nelle varie pubblicità in giro. Sì, sì, pubblicità se sì, ne faccio tante, sì. Poi, vabbè, lavoro molto anche in radio, sono... La voce ufficiale di Rai Radio 2. Ah. Quindi anche quello è un lavoro divertente, dinamico. ha Sempre eh, mi piace tantissimo fare questi lanci per la radio, certo. E a proposito di radio, ti piacerebbe fare? Eh, cioè, come dire, lavorando con la tua voce, ti piacerebbe magari creare qualche canzone? Ad esempio, a me è capitato con parlando con Alex Polidori, che è una doppia Spider-Man o Lorenzo De Angeli, se entrambi cantano. E... A ah, te piacerebbe? Allora, io, poi... io non ho mai cantato, è sempre stato un mio limite, ho sempre evitato. Però sì, mi piacerebbe imparare, però mi dovrei mettere, a me piace fare le cose per bene, quindi dovrei mettermi proprio a studiare seriamente. Ok. Quindi non lo escludo, però mh, avrei bisogno di tempo per, per arrivare, insomma, a un livello soddisfacente. Certo. E invece eh, diventare direttore di doppiaggio è una cosa che ti potrebbe piacere? Sì, sì, negli anni ho sempre un po' evitato di dire la verità, perché è un lavoro eh, di responsabilità e che spesso però viene un po' bypassato, perché soprattutto quando tu dirigi delle serie, io lo vedo con dei direttori che stimo tantissimo. Okay. Spesso sei schiavo un po' del programma, devi portare a termine il programma, quindi non puoi permetterti di andare lì a lavorare molto. Quindi eh, si scelgono delle voci giuste che funzionano e si va avanti col programma. Mm. Però mh, a me, mi è capitato di, di fare dei progetti da direttore, però molto limitati. Ecco. Mi, è, mi è capitato di, doppiare, di dirigere un film italiano anni fa e quindi di, di occuparmi dell'edizione italiana, quindi delle integrazioni, ma alla fine okay. dovemmo ridoppiare quasi tutto. Ah, e, e il protagonista. L'attore era Francesco Pannofino, quindi insomma ci siamo... Ok. Mi ha divertito molto stare lì a dirigere Francesco Pannofino, con il quale insomma ci conosciamo da anni, e, ed è un mostro sacro, quindi Francesco Pannofino che gli di niente, insomma, lo lascia okay. andare e, e fa tutto da solo. C'era Francesco Pannofino, c'era Emanuela Rossi, quindi è stato divertente. Ecco, lì ti diverti più magari nei piccoli ruoli. Ti dà ah, che... la possibilità di, di lavorare un po' di più perché, come dicevamo prima, spesso gli attori italiani quando vanno a ridoppiarsi hanno più difficoltà, e quindi c'erano degli attori che avevano un po' più di difficoltà a ridoppiarsi. Allora è stato un lavoro più incentrato su quello. E sempre parlando di ipotetici progetti futuri, ti piacerebbe. cioè, tu nei videogiochi, prima dicevamo, hai doppiato ad esempio Spider-Man in Spider-Man 3, Anakin anche in un videogioco, o anche Capitan America. Ma ti piacerebbe eh, essere preso proprio come doppiatore di un protagonista di un videogioco, ma separato da quel che hai già fatto, eh? Proprio. Videogioco, doppiatore? Sì, sì, sì. sì, sì. Beh. Diciamo, fa parte del nostro lavoro, quindi a me piace sempre sperimentare, cimentarmi in ruoli diversi, in imprese diverse. Insomma, ok, e tra tutti questi qua? Tra tutti questi progetti di cui abbiamo parlato, qual è uno che proprio ti è rimasto dentro? Che te lo ricordi, esclusi magari Capitan America e Spider-Man, che sono anche quelli un po' più conosciuti. Eh, quello che proprio ti sei molto affezionato. Ma ce ne sono tanti, vabbè abbiamo citato la migliore offerta, abbiamo citato il grande Gatsby, eh, sono film che mi hanno lasciato qualcosa a livello professionale, a livello anche personale, eh, ma così come mi ricordo tantissimi film che ho doppiato da bambino, che lì per lì magari era un gioco, ma poi ti rendi conto di aver doppiato dei, dei film difficili anche, dei, dei film che poi sono rimasti... Eh, anche insomma, nella storia del, del cinema mi è capitato di doppiare a fianco di Ferruccio Amendola a fianco di Maria Pia di Meo quando ero bambino neanche mi rendevo conto ovviamente era di un gioco. Con questi mostri sangue. ma sì 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 però ecco mi ricordo eh, Ferruccio che era una persona che non sempre era gentile e disponibile con me lo ricordo è stato carinissimo cioè, immagina un bambino di dieci anni a leggeo con Ferruccio Amendola Magari lì per lì non mi rendo neanche conto, però insomma, c'erano delle persone, anche dei signori doppiatori di, di 20-30 anni, 35, 40 anni, che avevano proprio paura di, di, di stare a leggere con Ferruccio Mendola. Io <ride> stavo lì. Tutto tranquillo. La mia sì, 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 sì. Quindi, insomma, sono tanti i progetti a cui sono legato. E eh, un consiglio veloce per chi, magari, vorrebbe lanciarsi in questo mondo, cosa, cosa gli diresti? Consiglio veloce: eh, diciamo un ambiente molto difficile, come dicevo prima, è un ambiente in cui bisogna essere super professionisti, bisogna essere, saper recitare. Quindi, la prima cosa da fare è studiare, studiare recitazione, avere una base di recitazione solida e poi lì andare ad affinare con la tecnica del doppiaggio, perché è un lavoro eh, che. È un mix perfetto tra recitazione, quindi arte e tecnica, quindi non è facile. Non è facile mettere tutto insieme andare a sync, usare, recitare, andare a sync, usare la giusta voce, le pause, i tempi giusti, il portato eh, è un insieme di cose che non sempre è facile ottenere. Poi bisogna essere veri, bisogna essere incollarsi a quella faccia, a quell'attore. Non bisogna mai essere se stessi, non bisogna mai essere, eh, dico se stessi nel senso troppo, troppo uguali in tutti i luoghi, sì, sì, bisogna sì, mettersi certo. sempre a disposizione, bisogna mettersi proprio al servizio dell'attore che si doppia. E eh, ti capita mai appunto nel, nel momento in cui tu sei te stesso nella tua vita quotidiana, ti capita mai che qualcuno ti riconosca, magari in giro a un bar, non lo so, qualcuno dice ma tu sei... Ma sai, a me, a me non capita a dire il vero, mm. perché insomma non so forse perché a me piace anche cambiare anche quando, quando recito quando doppio non mi piace mai essere troppo me stesso troppo okay. mi piace mettermi al servizio dell'attore quindi non so forse per quello non, non mi capita che insomma se ordino un caffè al bar mi dicano ma tu sei la voce di no, ok va bene e quando cioè tu li guardi spesso i tuoi progetti nel senso dopo che le hai doppiata li guardi tutti o qualcosa, non tutti, non tutti, a quando diciamo un pochissimo, un 20% di quello che doppio. Insomma. Ok, quindi più di... solo se il prodotto mi piace, solo se il prodotto mi incuriosisce, solo se infatti, prima citavi Jessica Jones, che sì. è, un prodotto... è una serie che io ho doppiato diversi anni fa, ma non l'ho mai rivista perché tra l'altro. Eh, non mi è... Ho iniziato a vedere la prima serie Io poi non, non mi ricordo neanche In quale stagione sono entrato eh, La prima capito. mi sembra me. Prima. Mi pare di sì, sono tre stagioni Se non sbaglio è la prima mm -hmm. Però potrei anche io errare eh. Ad esempio ho iniziato a vederla Poi mi, mi sono un po' perso Perché poi ovviamente abbiamo anche poco tempo libero Poi stare tutto il giorno in sala E la sera mettersi a vedere quello che hai fatto Insomma diventa anche un po' pesante Certo E tra i due preferisci doppiare film o serie tv? ma dipende, dipende, entrambe perché sono delle serie tv che sono belle come dei film sono recitate in modo, ormai veramente dei prodotti eh, alcune serie, soprattutto le miniserie vengono recitate come se fossero dei film, ci sono degli attori straordinari mm -hmm. di solito quando doppio un film c'è più attenzione, più cura si, si utilizza anche eh, un approccio diverso perché anche in, Proprio, facendo proprio banalmente il conteggio eh, numerico, si fanno meno righe per fare un film, per doppiare un film rispetto a una serie. Però, ecco, come dicevo prima, spesso queste serie sono recitate talmente bene che sono dei piccoli film. E eh, invece tra live action con attori e animato? Beh, eh... preferisco quello con gli attori, live action con attori. Ok, ok. Tornando infine sulla, sulla, sul settore supereroi con Chris Evans e Toby Maguire Intanto sì. ti piacerebbe magari in futuro, tra qualche anno, prendere, cioè diventare la voce di un altro eh, personaggio. Magari non per forza supereroe, magari anche cattivo. E magari anche non nella Marvel, ma nella DC. Ti potrebbe piacere. Ma certo, a me, a, me, a me piace molto doppiare i cattivi perché sarà che negli anni al 90% mi hanno sempre fatto doppiare personaggi buoni. Positivi, i cattivi hanno sempre quel, quel sapore in più quella specie di eh, lato oscuro che, che è bello anche rendere nel doppiaggio perché comunque ti permette di sperimentare ti permette di trovare anche delle strade alternative nella recitazione certo per... e hai un ricordo particolare per quanto riguarda i due provini di Chris Evans e Toby tra anni 2000 e 2010 diciamo sì, me li ricordo benissimo entrambi i provini e, e sì insomma nel primo caso io l'avevo doppiato solo in un film Toby Maguire eh, quindi ma anche insomma però quando feci il provino mi senti proprio a mio agio mi senti proprio tranquillo senza ansia senza... per quanto riguarda Chris Evans invece nel provino di Captain America tra me e me dicevo: Ma sicuramente non mi prenderanno perché avendo già doppiato Spider-Man, però ci hai provato? Sì, sì, no, no. Vabbè, io, vabbè. Ovviamente quando fai un provino io do sempre il 100%. Poi a volte i provini li vinci, li perdi. Insomma, è sempre un 50 e 50 perché spesso scelgono proprio l'accostamento vocale più più adeguato più vicino quindi eh, la recitazione è fondamentale e conta tantissimo ma al di là di quello perché poi quando vai a fare questo tipo di provini ti scontri sempre con colleghi che sono alla tua stessa altezza sono bravi come te quindi insomma devo dire che se avessero scelto un altro ovviamente mi sarebbe dispiaciuto però sai che comunque scelgono un altro grande professionista non vanno a scegliere il primo sì sì ovvio, ovvio sarebbe stato comunque fatto un ottimo lavoro però ormai <ride> cioè, le tue voci sono però, troppo legate quando, quando ti arriva la telefonata e ti dicono guarda hai vinto il provino, per è, felice. è una bella soddisfazione sì, sì. soprattutto e... per questo tipo di progetti e li hai mai incontrati uno di due? io ho incontrato toby mcguire sì L'ho visto due volte, due volte mm. in occasione del, dell'uscita di Spider-Man 2, se non sbaglio, venne a Roma con Kirsten Dunst, e io e Domitilla andammo a incontrarli e ah. furono molto carini. Tra l'altro, vabbè, un aneddoto che racconto, c'era Tobey Maguire, Kirsten Dunst e c'era anche James Franco. Prima che fosse James Franco era a quei tempi. L'epoca era sconosciuto e quindi c'erano tutti i giornalisti, i fotografi che tartassavano Meguire e Kirsten Dunst e lui stava lì in un angolo non no. si lo filava nessuno infatti io e Domenica ci mettevamo a parlare con lui allora è tutto, era molto simpatico molto un po' istrionico un po' pazzo e ci mettevamo a parlare con lui e fu molto carino con noi molto bello e a proposito di poi alla fine ad esempio James Franco negli anni è diventato enorme eh sì. e ehm, negli anni come è cambiato diciamo il lavoro che, cioè come dire, il lavoro nel doppiare film del genere tra com'era doppiare Spider-Man e come è diventato doppiare Capitan America, sia a livello tecnico, sia a livello A boh, livello generale. tecnico, all'epoca c'era la pellicola, si stava tutti insieme in sala per fare proprio un, un calcolo, si doppiava, facevi 10, 15, 12, 15 turni per doppiare un film del genere. Adesso puoi doppiarlo da solo in 4, 5, 6 turni, insomma, quindi proprio per fare un paragone. Beh. Puramente matematico e numerico, eh, si stava tutti insieme. E per quanto riguarda questi film, spesso vengono doppiati con delle copie lavoro che sono super, super blindate: vedere solo la, vedi la, bocca. Solo la bocca, vedi solo gli occhi, vedi, sì, vedi delle immagini con delle X um, oppure la, il tuo attore sfocato, insomma vengono utilizzate delle copie antipirateria che, so, dici, ma come si fa a doppiare in queste condizioni? Eh certo, ma era anche così pure per Spider-Man o solo per gli ultimi no, film? No, Spider-Man no, no, no. all'epoca era un po' più facile, magari erano delle copie bianche e nero o comunque di qualità non eccezionale, però insomma, all'epoca forse perché la pirateria non era così diffusa, era un po' più... Era difficile. All'inizio di Internet, quindi era... Eh, sì, sì, sì. Sì. Era Perché molto. Più complesso Spider-Man 1 era 2000, 2001. 2002 uscì Spider-Man 1. Forse tu l'hai doppiato nel 2001, sì. immagino. probabilmente sì, sì. Insomma, era... Era tut... mm, insomma, la pirateria non era così diffusa. Non c'era ecco, internet. Così... Esatto, quella era la cosa principale. E, e poi sì. comunque tu, ovviamente, doppiando questi film, che ai tempi Spider-Man o più recentemente Capitan America, ovviamente vai a scoprire dei segreti che tu devi mantenere. E quindi, come sì. eh, magari anche nella tua vita privata, come... baria, soprattutto adesso arriviamo in sala. La prima cosa che ci fanno firmare è il accordo di riservatezza di diffusione. Cioè, dobbiamo firmiamo passiamo più tempo a firmare questi accordi che quasi che a doppiare il film. Perché ovviamente siamo responsabili, non possiamo dire nulla, non possiamo rivelare assolutamente nulla. Faccio l'esempio di Captain America: il eh, finale di. Eh, di Avengers Endgame eh, Quella è una scena che Era attesissima Nessuno, non potevo dire a nessuno Come andava a finire perché Assolutamente, ovviamente... e com'è stato doppiarlo anziano Anche eh, Doppiare lui sì. e, Insomma con il direttore abbiamo cercato di Una strada per rendere Verosimile il tutto insomma mm rendere questa voce più vecchia, più stanca, più anziana, andando sui toni bassi, un po' arrochendo la voce e poi perché comunque non si poteva utilizzare un altro doppiatore anziano, perché comunque anche certo. in, in quel caso era, era Chris Evans, invecchiato, è chiaro, un attore sul set viene aiutato dal trucco. Noi in sala dobbiamo ricreare quelle condizioni che ci permettono di... Eh, di, di rendere il tutto verosimile. Certo. E a proposito di ricreare situazioni verosimili, eh, vogliamo vogliamo fare una. vogliamo ri, ridoppiare una scena? <ride> Quale scena? Quella che ti ho mandato, sei pronto? Ah, ok. Va, Va bene. bene. Allora, io adesso la mando qui, lo dovresti vedere e dovresti anche sentirlo. Forse lo senti basso, non lo so, però la, la vedi sicuramente. Allora, andiamo. Avengers Uniti Uniti C'era un attimo. Sì, infatti, immagino di ti è arrivato un attimo in ritardo, però Andate bellissimo. È andato in ritardo, però. eh? Sì, sì, un attimino. Beh, problemi tecnici, però sempre, sempre bello, bellissimo, assolutamente. Sì. Veramente veramente come nel bello. il viaggio poi si sincronizza, dai. Esatto, poi si sincronizza in post produzione, però l'emozione è, reale, è, in, in è dal vivo. proprio sul più bello. <ride> Peccato. E tu comunque come Chris Evans che ha avuto una doppia una, una seconda occasione, perché lui doppiò, cioè lui eh, interpretò la Torcia Umana nei Fantastici 4, poi esatto. ha ridoppiato, Cap cioè ha interpretato Capitano America. Anche tu hai avuto esatto. questa seconda occasione come doppiatore tra grandi supereroi. Eh sì, sì, sì ne parlavamo ma dicendo appunto che eh, quando mi a fare il provino per Chris Evans eh, come capitano America tra me e me dissi mm, mm, chissà se sceglieranno me ma invece poi alla fine e hanno scelto me hanno ritenuto che la mia voce fosse la più adatta su Chris Evans certo e poi come, ehm, come è stato diciamo dover essenzialmente dire addio due volte a due grandi oh, ruoli sì. cioè, immagino eh, forse, ah, oh, <ride> che culo mi hanno preso la seconda volta e poi che palle l'ho riperso la seconda volta cioè. infatti, infatti, sì, infatti sì dico sempre guarda ho sempre questa fortuna e sfortuna insieme di dover abbandonare dei personaggi che a cui sono legato ma anche eh, prima parlavamo di Giacomo Gianniotti in Grey's Anatomy anche lì a un certo punto lui era un personaggio che aveva preso piede era diventato uno dei protagonisti della serie, e poi improvvisamente ha abbandonato la serie. Troppo. Però vabbè, fa parte del nostro lavoro. Però comunque. Poi diciamo, comunque continua a fare delle, delle lavorazioni comunque interessanti. Esatto, eh, ma anche. Ecco, ad esempio, anche ad esempio la, la, la serie A Difesa di Jacob, è una serie bellissima. Sì, è una serie bellissima che sono proprio dei piccoli film quelli. Mm -hmm. Ma... E Poi ecco, lui ha fatto, hai citato prima Nights nice, nice Out eh, e insomma altri, altri progetti. Chissà, magari ritornerà, ci mm. ripenserà. Anche perché comunque lo hai doppiato ad esempio nella serie tv di What If, nella serie animata, quella sì, di sì, Disney sì. Plus. quindi... Non era in originale non, non, non era, era lui. Christian, no, infatti, infatti, no. Non era lui. era, Però, era uno dei pochi che mancavano. Sì. E a proposito... Da di... Eh, so Esatto, qualche, qualche attore purtroppo non c'era in originale. E noi invece, se non sbaglio, l'abbiamo avuti tutti. Tutti i doppiatori dei rispettivi personaggi si siete tornati tutti. Quindi è stato, è stato molto bello coderezione Italiana Siamo stati fortunati più noi che gli americani in originale. E, sì. e a proposito di diciamo, personaggi mancanti o cose varie, tu avevi doppiato il trailer di Spider-Man Un nuovo universo. Però poi sì. nel film non, non sei stato più preso. Sì, anche lì in quel caso fecero poi dei provini, ma anche lì quando doppiamo il primo trailer non si capiva bene perché non c'erano delle indicazioni. E poi alla fine si è scoperto che erano tre Spider-Man, erano tre diversi, quindi invece nel trailer c'era una specie di mix tra i tre personaggi. E, e vabbè, insomma, anche lì in quel caso io feci il provino ma non, non fui scelto. Adesso non so, io faccio il provino su uno dei tre, forse che era quello meno adatto a me, perché poi tra l'altro uno dei tre in originale era doppiato da Chris Pine. Ah, questa cosa me l'ero persa, persa. Quindi, eh, quindi era proprio il tuo. Quindi io in realtà avevo, avevo fatto il provino sull'altro, quindi insomma c'è stato un po' di... Sono cose che fanno parte del nostro lavoro. Mm. Aspetti positivi e negativi, dai. E sempre sul doppiaggio di Spider-Man: tu, eh, come l'avevi.? cioè l'avevi doppiato con qualcosa davanti alla bocca quando c'erano le scene con la maschera? Okay. I, primi, I primi film li doppiai con una, usando una sciarpa. Usando una sciarpa, okay. mettendo bocca al naso, e, e adesso anche da un punto di vista proprio te, di tecnologia è cambiato. Quindi non si utilizza più questa. Eh, viene fatto tutto al mix. Quindi certo. noi, scene maschera, mascherine, eccetera, eccetera, vengono fatte poi tutte. Viene ri ricreato al mix l'effetto della de maschera, di... certo. Sì. E tra tra, i vari, tra questi personaggi eroi quindi Capitan America, Spider-Man, magari anche eh, Superman in Smallville o anche Atom. Qual è quello? Diciamo che in cui ti rivedi anche un pochettino di più te personalmente, o quello che ti piace di più? Beh, è difficile sì. scegliere, è difficile scegliere, però, insomma... Vabbè, Atom è un personaggio molto goliardico, molto buffo a volte, quindi, mm -hmm. non so... Eh, Peter Parker, Spider-Man, ha questa timidezza di fondo, questa sua incapacità di... Un po' impacciato, anche. Sì, sì, questa sua sì, capacità di relazionarsi, anche a Mary Jane. Non so, c'è un... Io poi, vabbè, ovviamente, quando tu doppi un personaggio genere, metti sempre qualcosa di tuo. Mm -hmm. Dicevo prima che bisogna mettersi al servizio, ma comunque mettendo qualcosa a livello personale, la propria sensibilità, la propria eh, qualcosa del nostro carattere c'è sempre. Insomma, riusciamo a donare parte di noi a questi personaggi e non saprei scegliere fra questi. Va bene, li, li portiamo a casa tutti. Sì, e... tutti, tutti, tutti. E a proposito di portarli a casa, dentro casa, tuo figlio, cioè quale. Quale preferisce tra questi qua? Quale ti dice, cioè dove ti vede di più? Ma, ma sai lui, vabbè, lui amava molto Spider-Man, poi anche Captain America, poi negli anni, insomma, tra i vari oggetti, gadget, cuscini eh, ha ricevuto anche il regalo un po' di tutto, però credo che Spider-Man sia il suo preferito. Ok, e quindi concludiamo con qualche ultima domandina a tema Spider-Man. E tu da piccolo, se non sbaglio, eri fan delle serie animate e leggevi anche qualche sì, fumetto, sì, poi sì, hai doppiato anche Spectacular Spider-Man che prima non abbiamo nominato. Sì, Ma mi esatto, domandavo: sì. ehm, gli attori spesso quando prendono, di, quando prendono personaggi di questo tipo provenienti dai fumetti, una volta che gli dicono diventi Spider-Man, eh, si, si vanno magari a studiare il materiale originale, eccetera, eccetera. Quindi mi domandavo: tu hai. hai hai fatto uno studio di questo tipo, diciamo, sia anche per Capitan America? No, che... no, no vabbè, erano personaggi di cui ero a conoscenza, ovviamente, però non ho fatto uno studio, anche perché comunque quando vai in sala di doppiaggio analizzi attentamente quello che viene fatto certo. eh, sul set, quindi quello è un lavoro che viene fatto più dagli attori, magari. Tu in fase di doppiaggio ricrei quello che hanno fatto gli attori, quindi ti affidi... E, e ricrei quello che è stato fatto in lingua originale, quindi non, okay. non, non c'è una costruzione che parte da zero come avviene sul set o come avviene, che ne so, anche in teatro la costruzione di un personaggio. Quindi, noi poi dobbiamo, dobbiamo basarci su quello che è stato creato sul set, certo. E il tuo film preferito di Capitano America e anche di Spider-Man tra quelli che hai fatto, ma gli Spider-Man sono affezionato al primo dura lotta fra il primo e il secondo, okay. il terzo un po' meno. Eh, per quanto riguarda Captain America, magari con anche eh, gli Avengers che... nel mezzo, perché poi, eh, sì. ma vabbè, mi... sempre il primo, il primo che comunque ti rimane nel cuore, certo. Beh, la prima volta che diventi quel personaggio sì. deve essere, sì. deve essere bello. E escludendo ehm... Escludendo il tuo di, di Spider-Man, eh, quale preferisci tra quello di Tom Holland e quello di Andrew Garfield? Ma guarda, io gli altri film non li ho più seguiti, a dire okay. il vero, perché non lo so, non è capitato. Però tra i due ha sensazione forse è più quello di Tom Holland. Ok, e l'hai visto il nuovo trailer di, di Spider-Man Way Home? Sì, l'ho visto, sì. Andrai al cinema a vederlo? Sì, sì, sì. Però è... il primo giorno o qualche giorno dopo? Tu, ad esempio, per no, Endgame partito. eri andato qualche giorno dopo se non sbaglio. Sì, sì, sì. No, qualche giorno dopo. Perché i primi giorni è, è difficile proprio trovare i biglietti, perché c'è una lista d'attesa incredibile. Quindi aspetterò, aspetterò qualche giorno. Ok, ok. Ma non è che ci, sta, che ci fai qualche sorpresa? E tornerai a. Cioè, ti risentiamo a doppiare Tobey Maguire in Spider-Man No Way Home tra qualche giorno. Non lo so, non lo so. Non, non, non che non tu credo. sappia, non. no, perché non o ci chiameranno magari il 14 pomeriggio perché comunque non, non abbiamo avuto notizie, non si sa nulla di questo, di questo ritorno. Se ne parla, me lo chiedono, ma non, non, non sappiamo nulla. Ok, e se dovessi doppiare uno Spider-Man 4, cioè se ti dicessero sembra Imi torna a fare Spider-Man 4, ti piacerebbe tornare dopo dieci anni a fare il personaggio? Certamente, sì, sì, certamente. Un Va personaggio beh. al quale sono molto legato. Quindi... Anche tutti eh, noi, affetto. assolutamente. Eh, affetto, sì. no, poi tutti sono molto affezionati. La, la prima trilogia di Spider-Man credo sia quella a cui proprio i fan del genere sono più legati, insomma, la più fedele all'originale. Sì, e poi è la prima, eh, come dicevamo prima, poi prima è, il, sì. è il primo grande film di supereroi che ha dato origine a tutto. Quindi c'è sempre un legame, un legame speciale con tutto ciò: sempre bello, bene, <ride> e comunque, io direi che abbiamo, che abbiamo fatto tutto. Io ti ringrazio per questa oretta insieme. Spero, spero ti sia divertito, a voi. spero che di andato bene, è stato molto piacevole un po' fare un percorso di tutta, di tutta la tua storia del doppiaggio carriera, parte della mia carriera dai diciamo poi ti mando il video se lo vuoi se lo vuoi rivedere casomai sì. rimane, rimane lì archiviato e ti ringrazio tantissimo ti ringrazio tantissimo sì. e buona domenica alla Grazie, prossima magari a voi. ciao buona ciao. domenica ciao a tutti ciao allora ti è piaciuto Vi siete divertiti, mostri? Vi siete divertiti, vi è piaciuto? Ma comunque siamo stati precisi, eh? Ci abbiamo messo un'oretta. Ci abbiamo messo una golosa, una golosa oretta. Ma completa, Andrea. Comunque non penso. Ole, <ride> Vi ho fatto la domanda sacra così anche voi siete felici. <ride> Però dai, siamo divertiti. Mi è piaciuta molto, eh. Mi è, devo dire, mi, so, mi, so, mi sono molto divertito, ma perché abbiamo avuto un listone di cose di cui parlare, veramente incredibile. Qual è stata la cosa? Qual è stata la cosa? Eh, che ha doppiato, il personaggio che ha doppiato, ehm, che non vi aspettavate. Cioè io al tipo Totò Sapore, per me era tipo: <ride> What? <ride> Quando l'ho scoperto, era, era pazzesco. Il treno Thomas, Kim Impossible, Gohan, Anakin. E il treno Thomas furio Sorpresissimo del treno Thomas, eh. Assolutamente Sky delle Wings. <ride> a sapore è micidiale, cioè. No, ma veramente veramente tanta 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 roba. Era un listone, un listone infinito, ragazzi. Cioè, comunque ogni volta poi mi prendo sempre gli appunti, eh. Ma vi giuro, un listone infinito. Poi, chiaramente, se vi siete persi qualcosa o tutto, questa stream sarà recuperabile domani. Nel pomeriggio su YouTube sarà tutta bella editata, carina. Quindi sarà, sarà molto bellina da, da caricare, da, 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 da rivedere. Lui era Chris Pine in Star Trek? No, no. Lui faceva Chris Pine in altre cose, ma in Star Trek no. Per Star Trek ha fatto il comandante Pike, il comandante Pike, sì, eh, nella, nella serie di Star Trek Discovery su Netflix. Molto, molto, molto consigliata. Anche se non avete mai visto Star Trek, ve la consiglio veramente un botto. Allora, aspettate qua, fatemi salvare il file. Un attimo, ha doppiato tutti, qualsiasi cosa, pensate una cosa e l'ha doppiato. Cioè, Clark Kent su Smallville, sì, sì, Franco. Allora, aspettate. Eh. Ma ehm, faccio così, che prendo il file. Ok. Ok. Lui è sia Star Trek che, che Star Wars, sì. Superboy in Young, Young Justice, l'abbiamo detto, sì, sì. Non lo so, <ride> le vistati, eh, con questo non lo so <ride> Lo scopriremo ragazzi, quando andremo a vedere il cinema lo scopriremo ehm... Nessuno lo sa, nessuno lo sa ehm... Allora mi devo prendere un po' di alert, un po' di cose che sono successe in questa, in questa oretta allora, ha un record 1547 Poggers. Ma ancora non sono scesi i 127, vero? Allora, dove eravamo arrivati? Qua, eravamo arrivati a Stavoluca, Luca. Leomar, grazie per il Prime. Miki, grazie per il Prime. Fra, grazie per il sub. Bentornato, no, Fro, Forte, no, qua c'era arrivato. Ok, qua non era arrivato. Pirazzi, grazie per il Prime. Aurion, grazie per il sabbetto, benvenuto nella flotta spaziale. Ello Moro Supremo, grazie per il Prime. Vaso, grazie per il Prime. Ginghi, grazie per il Resab, bentornato nella flotta spaziale per il quinto mese. Nucci, grazie per il Prime. Alfabata, grazie per il Prime. Fortcraft Vinci, grazie mille per il Resab, bentornato nella flotta spaziale per il quarto mese. Bombo, grazie per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il ventiquattresimo mese. Due annetti insieme. Bolla, grazie per il Resab, bentornato nella flotta spaziale per il terzo mese. Mattia, grazie per il Prime. Manido, grazie per il Prime. Simo, grazie per il Prime. Miki, grazie per il Prime. Gian. Grazie per l'host. E ora unboxino, ragazzi. Oh. E che se lo stiamo a dimenticare, ragazzi? Abbiamo unboxino da fare. Cioè. Siete pronti? Siete carichi? Eh? <ride> Preparatevi a vedere le clip? Su ti guarda, guarda appena. Io, io devo, devo, devo investigare. Ma appena capita una clip su TikTok, li faccio bannare tutti. Aò. Oh. Freebooter ladri, <ride> cioè. Quel non lo so, eh. Ma poi non lo so su TikTok. È tipo. Eh, la, qual è la, la canzoncina quella. Avete presente quella del. Me quella che fa He knows. Capito? Avete presente? Cioè. Quella là, quella là. Comunque, allora, pacchettino? Dai, su, così ci leviamo il pacchettino, ragazzi. E abbiamo fatto tutto oggi. Allora. Pacchettino. Pacchettino, ragazzi. Pacchettino. Pacchettino. Era un bait e torna doppiando cap. Eh. Ehm, allora, pacchettino. Adesso io vi faccio vedere cosa c'è scritto qua. Voi già lo, lo vedete cosa c'è scritto? Secondo voi che cos'è questo oggetto? Che eh. cos'è? Eh. Ho comprato un delfino. Eh sì. Vedete, io sono grande fan di, di Flipper. Ho comprato un delfino. E eh, oh. Ci sta. Ragazzi, eh... Cioè... E che volete da me? Allora, aspettate qua che carico un attimo il file, eh. Sarà Grogu formato gigante? No, no, quello già ce l'abbiamo. Buono! Aspettate, ora ve lo faccio vedere, eh. Vi faccio vedere questo bel delfino. Sì, ma è, è vivo, eh. È flipper vivo. È... È imbalsamato. È imbalsamato. Nel momento in cui in cui lo, lo apro prende vita prende vita allora allora dov'è aspettate ok 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 perfetto ole allora allora Avrei potuto settare la seconda videocamera, ma son pigro e non mi va. Quindi. L'apriamo così alla vecchia maniera. Delfino curioso. Sì, esatto. Vecchio delfino curioso. Ole. Ok. Ah, ma è solo questo bacco. Sì, sì, oggi molto molto è. Però ragazzi. No, forse l'avete visto. Questo me l'ha inviato Asbro. Poggers. Era l'ultimo che ci mancava. Per chi non lo sapesse, io ho i due guanti dell'infinito precedenti. I due guanti dell'infinito precedenti. E questo era l'unico che mi mancava. Allora. Adesso lo apriamo, vediamo un po'. Vediamo un po'. Io ho quello di Thanos e quello di Hulk. Questo è quello di Iron Man. Perché la differenza di quello di Hulk è che è, è versione gigante, no? Questo invece è quello, è quello di Tony Stark che usa alla fine. Ok? Ho oh, proprio così? Io aspettate. Eh. No. Ma è clamoroso. Ma Mo va montato, però. È fighissimo. Allora, devo dire che io non arrivo fino alla fine. Cioè, eh, non arrivo fino a qua. Però bellissimo. <ride> Stronzi! Non è meccanico. No, no, lo controllo io. Molto figo. Allora, però aspettate. Capiamo un attimo. Perché qua vedete che non ci sono le gemme, ma... Le gemme ci sono. Ah, eccole. Il punto è... Ma ci sta la batteria? Aspettate. Oppure sono solo le gemme... C'è sulla manica? Ah, può essere. No, no, ma non è la manica. No, no, arrivo fino alla fine. È proprio che evidentemente giustamente l'hanno fatto per chi c'ha le dita... Cioè io ce l'ho... Boh, normali, però magari hai... Cioè, se c'hai le dita più lunghe poi è un casino, quindi... Okay. Oddio, capiamo. Allora, la prima gemma è quella dello spazio del potere. Ok, ho sbagliato. Ma ah, il tempo è? Ah, perché il tempo è l'ultima. Ah, il tempo è l'ultima, sono stupido. Allora, prima però c'è il potere, no? Ma come no? Ma. Come lo spazio prima? Le batterie! Mo le prendo! Ma perché le avete viste? Mo le prendo le batterie, non vi preoccupate. Vanno qua. Sì, va qua. Le prime gemme da mettere sono le pile. No, le mettiamo per ultime. Ah, dite, le volete mettere per prime così una a una... Ah, una a una si illuminano. Ah, ho capito che volete fare voi. Ok. Allora, aspettate... Vado a prendere un cacciavite. Arrivo. Eh, arrivo, eh. La domanda è. Una volta preso il cac. Fatti danni. Una volta preso il cacciavite. Eh, ci saranno già le batterie? No, eh, è un problema. Cosa ha risposto alla domanda su No Way Home? Lo scoprirete domani nel video su YouTube. No, raga, è rotto. No. È capitato quello fallato. Gira a vuoto. No, signori dell'Asbro! Ma proprio a me! Cioè a nessuno dovrebbe capitare, eh! La vite gira, ma... Dale, se la provo ad avvitare... A avvitare, si avvita la stronza, eh! Prova a svitare? Eh, non fa un cazzo, aspetta, aspetta. La sua gestì? Abbiamo. Allora, eh, voi non lo potete vedere. Però poco poco vedete che è fuori. Poco poco è fuori. Devo provare con delle pinzette, forse. Perché? Date, eh. Ah La vita dell'infinito Aspetta Forse la stiamo a gestire Dai ma ti pare Ma che sfiga Un cacciavite magnetico è magnetico, però è incastrata, non si tira fuori comunque. Non è una questione di, di magnetico. Va fatta girare, ma non... Cioè non. Non lo so se lo faccio girare. Eh, non gliene frega niente. Continua a rimanere là. Dai. vado andare a prendere una pinzetta. Arrivo. Vedrà? No. Allora Sarà questa secondo voi? Allora, la tattica è giusta. E si prende? Però anche se si prende, non ci faccio niente. Ah. Tira, ma non si tira. Eh, è l'unica cosa che spaccarlo. Non capisco se stia uscendo di più o no. Si, sì, aspettate. Sta sicuramente uscendo di più. Si, sì, sì, sta uscendo di più. E che vedete quasi incastra. Per provo a fare così. Preoccupate. voi non vedete ma <ride> sta andando, sta andando, vedete è quasi fuori eh, La vedete qua, aspettate, vabbè questo puntino qua sta andando, sta andando. Oh! <ride> Abbiamo vinto e, mo? e no, e non si smonta comunque, e ma questa è una truffa, cioè nel senso. Dai Come si deve essere fusa la plastica Sapete è l'unica cosa che mi viene in mente Oh uh. Vabbè ce l'abbiamo fatto Ce l'abbiamo fatta Allora eh, Vado a cercare delle batterie adesso Vado a cercare delle batterie Torno subito Tre batterie grandi Tre batterie grandi, è incastro, no, era un po' buggato. più arduo del previsto trovavo tutte quelle tutte le stilo piccole ma non quelle grandi così allora andiamo ma c'è un interruttore? capiamo facciamo direttamente così va così non ci fa lo scherzetto con Ok, allora avete sentito? Avete sentito voi ragazzi? Ora costruisco. Costruisco. Sì, sì, un alimentato, un reattore ARC per alimentarlo. Allora aspettate. Ho levato la musica, ho levato la musica. Allora. Aspettiamo il tempo, giusto? Eh. Come si? Eh, non si sente. Ah, non si sente, che palle. Cioè, io lo sento, ma voi non lo sentite perché il microfono è troppo preciso. Ho detto mente? mente volevo dire spazio ovviamente ho detto mente tempo ho detto non vi preoccupate ragazzi non lo so perché vedete ci sta allora poi qua dov'è potere un attimo strane da mettere Ma di che non è potere! Ma vabbè! Hanno fatto un attimo strane! Avete sentito? Mamma mia. Ok. Aspettate. Ora il tempo. Sì. Ne manca una. Allora, ti faccio... Allora, secondo me questo qua prova a fare lo schiocco... Ma non va perché manca l'ultima. Ok, con lo schiocco mi fa... Ho schioccato le dita. Mi sono sacrificato. Però voi potete vivere, ricordate? Ah, no, se è morto. Oddio, bellissimo. E se li premo? Quindi quando le premo è praticamente quando metto ogni singola... ogni singola cosa. Ora però ho il doppio dei sub. Ah, dici? Ho sbagliato l'ordine. Eh no, ragazzi, non è... Che volete da me? Eh... È... Che vi devo dire, è fatto così, non è una questione di ordine. Sono, sono fatti apposta, non posso scegliere. Poi io non l'avrei messa in quest'ordine. Eh, teoricamente la viola sta qua. No? La viola è la prima, perché Thanos la prende su Xandar. Poi prende la gemma... Poi prende la gemma del, dello spazio da Thor. Poi prende la gemma della realtà sul... La gemma della realtà? Sì. Sì si sì, prende la gemma della realtà. Poi prende la gemma dell'anima. Poi prende la gemma del tempo. E poi prende la gemma del della mente. Eh. Questa doveva stare qua. E per il resto era giusto. È arancio, rosso, blu, viola. verde Ragazzi, ma che film avete visto? Eh, cioè... Ah, oppure voi dite, aspettate, aspettate. Io la ragiono su Thanos. Magari Iron Man le mette così. Voi quello dite? Iron Man le mette così? Può essere? Potrebbe essere? Beh sì, in effetti è strano che l'abbiano sbagliato. Credo che l'abbiano fatto apposta. Aspettate. Allora, vediamo, eh. Fatemi rimettere la musichetta qua. Andiamo qua. Cerchiamo al volo. Un po' curioso. Allora Vediamo un pochettino Qua Tutu tu 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 Allora È troppo lungo Beh non è che c'è una lunghezza Non è un guanto Fa parte dell'armatura teoricamente questo per Tony eh Allora allora, è così, ragazzi. È così. Immaginate che è specchiato rispetto a lui. No, vedete che è sbagliato? Vedete che è sbagliato, ragazzi. Eh, ma infatti io l'avevo detto. Ah, ho capito che hanno fatto. Hanno scambiato queste due. Ah, ok. Il potere. Ok. Io prima, all'inizio, avevo cominciato a mettere il potere qua. Poi però abbiamo detto no, ma. Non lo so, vabbè. Comunque sì, hanno sbagliato. Non lo so per quale motivo. Se io li provo a scambiare. Aspettate che forse. Allora, ragazzi, vedete? Ah, come funziona qua? Abbiamo messo tutte le gemme. Bello, eh? Carino, la prima volta che lo metto, come funziona? Faccio così. Schiocco le dita? Parrebbe di sì. Parrebbe di sì. <ride> Oddio. <ride> Però bello, eh. Questo è molto figo. Molto figo, mi piace, mi piace. Non sapevo che fosse. Con le ditina non meccaniche. E, 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 ci sta perché la differenza qual è? è? Che le dita meccaniche venivano messe perché, eh, niente, libera. Perché era un guanto. Questo non è un guanto, per quanto lo, noi lo possiamo chiamare guanto dell'infinito, guanto di Tony, eh, non è un guanto, è la sua armatura. Eh, ho ucciso qualcuno per sbaglio. Vabbè, oh, bella però. E questo è il terzo guanto che ho, ragazzi. Oggi foto su Instagram. Quanto costa? Andiamo subito a vedere. Ve lo, ve lo linko su Amazon. Andiamo subito a cercare. Allora: Tu 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 Eccolo qua. Costa al momento attuale 130. Il link è questo che vi metto in chat. Questo qua, vedete in 4-6 settimane. Eh, eh, Amazon UK, beh, perché mi sa che l'hanno considerato. Che dovrebbe essere tipo appena uscito, cioè, potrebbero magari averlo un po' finito. Ma ehm, ci sono anche questi, ovviamente. Io l'altro che ho è questo, vedete già. Questo costa di meno, costa 81% è scontato. E questo qua è quello di Hulk. E poi il primo che fecero, non c'è più al momento, è quello di, di Thanos. E comunque della stessa cosa. Non c'è più, però. Cioè, non è questo. È dell'asbro sempre. Zucu. Nico, grazie per il Prime. Benvenuto nella flotta spaziale. Grazie mille. Bello comunque. Oh. Bello, bello. Molto figo. Così la collezione. La collezione dei guanti. L'ho terminata. L'ho ultimata. Se vi siete persi l'intervista, ragazzi, la potrete recuperare domani su Youtube. Domani ve la pubblico su YouTube, ok? Domani la trovate su YouTube. Il guanto da Lego lo hai? Arriverà. Arriverà zap. Arriverà e lo faremo. E lo faremo in streaming. Comunque, ragazzi, io vi saluto per questa, per questa domenica. Grazie a tutti per aver seguito questa stream. Grazie a tutti i sabbetti. Questo. È... Penso che sia il record. No, prima stavamo a 1547. Penso che oggi, comunque, se mi avete il record. Domani ne spariranno. E spento il guanto. Ne spariranno 100 qualcosa. E ci vediamo domani. Domani. Ah, fermi tutti! Domani talk show. Non ve l'ho detto? Domani talk show. Domani talk show dedicato a Spider-Man. Tanti ospiti. Siamo 6-7. Tipo. E... Si parla di Spider-Man. No I nostri pronostici su Spider-Man. Un pochettino di cose. E. E poi chiaramente ci sarà anche il talk show dopo Spider-Man. Già ho gli ospiti. Già è programmato con giorno, data e orario. Ma lo scoprirete nei prossimi giorni, quando è. Ci vediamo domani, ragazzi, ma soprattutto domattina proviamo il DLC di Spider-Man sul gioco degli Avengers. Proviamo gli sparare tele su Fortnite con, 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 con eh, Spider-Man. E proviamo anche le nuove tute di Spider-Man sul gioco di Spider-Man. Una marea di roba. Dai. Ci vediamo domani, ma soprattutto noi ci diamo sempre tra le stelle, scatus.